Benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo di conferenze InfoSalus. Un ciclo di conferenze che si occupa in maniera trasversale di salute. Trasversale perché? Perché parliamo di salute dell'essere umano, salute degli animali e salute dell'ambiente. Trasversale e interdisciplinare anche perché è uno stile che abbiamo scelto, mettere insieme un approccio scientifico con un approccio filosofico e olistico. Infatti i relatori di oggi saranno dei medici e una naturopata, proprio per riuscire a rendere l'interdisciplinarità del nostro approccio Salus. Di cosa parleremo oggi? Parliamo di antibiotico resistenza. Probabilmente ne avrete sentito parlare, ma ultimamente, per ovvie ragioni, non se ne sta parlando molto, si parla di pandemia, di coronavirus. In realtà l'antibiotico resistenza è un tema molto importante e da diversi anni è nell'agenda globale, proprio perché è un problema che a livello mondiale le organizzazioni stanno cercando di risolvere. E tra l'altro è un problema che è strettamente collegato proprio al coronavirus. E gli interventi di oggi che sentirete spiegheranno quali sono i legami con la pandemia attuale e quindi qual è l'attualità di questo tema che tratteremo. Sono Federico Palla, faccio parte dell'Associazione Lumen, sono membro del direttivo. L'Associazione Lumen, come alcuni di voi sapranno, si occupa di promozione di sani stili di vita e sta offrendo queste risorse gratuite sul web per riuscire a stimolare le persone a fare un cambio di stile di vita. Stimolare le persone ma anche le istituzioni, perché la proposta Salus, che è partita proprio da Lumen, è una proposta di un cambio di paradigma sulle politiche della salute. Una proposta che è partita ad aprile dell'anno scorso e che ha visto la nascita di una rete europea Salus, che ad oggi conta 29 organizzazioni in 10 paesi diversi. Una rete che è cresciuta, che sta continuando ad allargarsi e che svolge un'attività di advocacy nei confronti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, della Commissione europea. Ma non solo questo, poi ve ne parlerò alla fine di questi interventi. Ciò che conta è capire che oltre a una rete di organizzazioni, Salus è sostenuto anche da un interest group. Cosa vuol dire? È un gruppo di eurodeputati che ha un interesse specifico a portare avanti questa proposta. L'interest group Salus è nato a dicembre dello scorso anno, quindi recente, ed è composto da 7 eurodeputati. Patrizia Toia del PD, Rosa D'Amato del Movimento 5 Stelle, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, Mara Bizzotto della Lega, Sirpa Pietikäinen della Finlandia, appartenente al Partito Popolare Europeo, e Tilly Metz dal Lussemburgo dei Verdi Europei. Come potete capire, sono eurodeputati di diversi partiti politici, proprio perché la proposta è trasversale. Li ringraziamo e soprattutto ringraziamo Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle, che è stata la prima sostenitrice della proposta Salus ed è anche presidente dell'Interest Group. Ma adesso lasciamo proprio la parola ad Eleonora Evi per i saluti istituzionali. Buongiorno a tutti, sono molto felice di poter fare un saluto per iniziare i lavori di questa nuova conferenza nell'ambito del ciclo di conferenze InfoSalus, un'iniziativa che è fortemente sostenuta dall'intergruppo Salus, intergruppo del Parlamento europeo, che si è costituito nei mesi precedenti proprio per parlare di salute, di promozione della salute, per rimettere la salute al centro in tutte le iniziative legislative politiche che avverranno all'interno del Parlamento europeo.
Io sono felice oggi appunto di portare i miei saluti. In un momento così complesso, così difficile da gestire, è importante andare avanti e continuare a portare avanti quelle pregevoli e importanti iniziative come appunto il ciclo di conferenze InfoSalus, che si possono svolgere però comunque grazie appunto agli strumenti digitali e grazie alla tecnologia. E quindi appunto siamo qui oggi per parlare in tema di questa nuova conferenza InfoSalus di un tema importantissimo, la resistenza agli antibiotici, un fenomeno che si è aggravato e acuito nel corso degli anni e che lo scorso commissario alla salute, Andriukaitis, nella scorsa legislatura europea aveva addirittura definito emergenza numero uno per il continente europeo, proprio perché a causa della resistenza agli antibiotici sono purtroppo moltissime le persone, si parla di migliaia e migliaia di persone che muoiono in Europa a causa appunto di infezioni causate da batteri che sono resistenti all'uso di antibiotici. E, le iniziative messe in campo fino ad oggi da parte dell'Europa, da parte della Commissione europea, come per esempio l'Antimicrobial Resistance Action Plan, stentano a dare delle risposte efficaci e tangibili e concrete per arginare questo fenomeno. Ed è quindi, secondo me, sempre più importante oggi parlare di idee, di soluzioni anche creative, innovative, di allargare gli orizzonti. Ecco perché è importantissimo cercare di appunto portare nuove idee, nuove soluzioni e soprattutto nuovi contributi e spunti di riflessione. E io sono convinta, anzi sono certa, che la conferenza di oggi ci darà modo di approfondire questo importante tema, dare appunto prospettive e soluzioni e proposte che possano essere messe in campo a tutti i livelli, da quello europeo a quello nazionale fino a livello locale, per promuovere quelle iniziative che più rispondono in maniera concreta ed efficace a questo grande, enorme problema. Io concludo dicendo che per tutte queste battaglie da affrontare non dobbiamo dimenticarci di utilizzare anche gli strumenti di partecipazione, strumenti che anche a livello europeo sono messi a disposizione, penso appunto alla ICE, l'iniziativa dei cittadini europei, che è uno strumento potente e importante per far sentire la voce dei cittadini a livello europeo. Perché dico questo? Perché oggi la nuova Commissione europea, che è in una fase di avvio, in questa nuova legislatura, sta iniziando a lavorare, ad accendere i motori ed è fondamentale, è importantissimo cercare di guidarla per, far sì che inizi a camminare nella direzione giusta, verso appunto quelle migliori idee che possano portare veramente una risoluzione a questi problemi e in particolare ovviamente al tema della resistenza agli antibiotici, di cui appunto discuteremo oggi. Con questo io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro un buon lavoro e sono veramente certa che i contributi di oggi daranno molti spunti di riflessione interessanti da poter cogliere subito e inserirli quanto più presto possibile in azioni reali, tangibili, concrete a livello europeo, nazionale e locale. Un saluto a tutti e buon lavoro. Grazie a Eleonora Evi. Ci ha illustrato quello che vi dicevo, quanto è importante questo tema nell'agenda, in questo caso europea, e quanto sia stato trattato come l'emergenza da trattare nei prossimi anni. Ed è importante capire quanto sia fondamentale in questo momento riuscire a passare delle proposte significative a livello europeo. Ne parleremo poi sui metodi, lei ha accennato alle iniziative dei cittadini europei, poi vi spiegherò che cosa stiamo facendo in merito a questo. Ma ciò che conta è che la Commissione ha delle aperture rispetto a delle proposte che arrivano dai cittadini e che c'è la possibilità di integrare l'attuale Action Plan europeo sull'antibiotico resistenza con i sani stili di vita. I relatori che sentirete oggi parleranno proprio di questo, di quanto sia fondamentale ed efficace,
la strategia degli stili di vita sull'antibiotico resistenza. E quindi partiamo senza indugio con il primo intervento del dottor Giuseppe Miserotti. Giuseppe Miserotti è segretario organizzativo dell'ISDE Italia, Medici per l'Ambiente, e quindi è un medico che si occupa in particolare di inquinamento, di rapporto con l'ambiente. E in questo caso, dopo aver fatto una presentazione di che cos'è l'antibiotico resistenza, di quali sono le cause e di come si sviluppa, andrà in particolare a concentrarsi su un tema poco trattato, che è proprio il link tra antibiotico resistenza, inquinamento e ambiente. Sentiamo adesso Giuseppe Miserotti. Il problema della presenza nell'ambiente degli antibiotici è un elemento determinante per l'antibiotico resistenza ed è un elemento di preoccupazione in quanto la prospettiva della produzione mondiale di questi farmaci è in crescita per una richiesta sempre maggiore, soprattutto da parte del mercato di tipo zootecnico. È già iniziata da anni l'era post-antibiotici. Si diceva qualche anno fa, è in arrivo, in realtà è già con noi da anni. E lo dice bene Margaret Chan, direttrice generale dell'OMS, già nel 2015. La diffusione della resistenza batterica sta diventando più rapida dello sviluppo dei nuovi antibiotici e visto che non ci sono prodotti sostitutivi, il mondo sta andando rapidamente verso un'era post-antibiotica in cui anche malattie banali potranno tornare a uccidere. La resistenza ai farmaci antibiotici ha raggiunto livelli tali fra gli esseri umani che potrebbe provocare la fine della medicina così come l'abbiamo conosciuta e anche eventi semplici come un mal di gola, una piccola ferita, un banale intervento potranno provocare, in caso di resistenza agli antibiotici, anche il decesso. Avrei pensato anche di introdurre qualche nota di storia per far comprendere meglio il significato, un pochettino di questa avventura umana della scoperta degli antibiotici. I primi ricercatori importanti, autori della cosiddetta teoria dei germi, furono Luigi Pasteur e Robert Koch, scopritori del bacillo del carbonchio, del vibrione del colera e del bacillo della tubercolosi. In realtà la scoperta, puramente casuale degli antibiotici è dovuta a un italiano, Vincenzo Tiberio, medico del corpo ufficiale del Corpo Sanitario della Marina Militare, che prima del Novecento, nel 1895, a casa sua scoperse in modo del tutto casuale la presenza di una muffa che studiò e che fu poi, negli anni successivi, circa 30 anni dopo, oggetto di ulteriori studi da parte dello scopritore ufficiale, per così dire che fu, come tutti sanno, Alexander Fleming, che nel 1928 caratterizzò in modo del tutto casuale la penicillina, dando il via appunto all'epoca antibiotica. Gli antibiotici poi, qualche anno dopo, fecero il loro ingresso nel campo grazie a due ricercatori, Ernst Chain e Howard Walter Florey, che furono poi insieme a Fleming insigniti del premio Nobel per la scoperta, che riuscirono a estrarre appunto la penicillina, a fare le prime sperimentazioni sull'animale, dimostrando che era efficace su alcune infezioni. Un altro Nobel, Paul Ehrlich, pensò che fosse possibile uccidere microbi specifici come i batteri, che causano malattie appunto nel corpo, senza danneggiare, in modo molto mirato, senza danneggiare il corpo stesso. Era la famosa teoria del magic bullet, del proiettile magico. In realtà, successivamente ci fu l'inizio della produzione iniziale degli antibiotici, ne furono scoperti di nuovi. E anche qui, grazie a un italiano, questo è un fatto forse poco conosciuto, anche questo è un farmacologo sardo, Giuseppe Brozzo, che studiando le acque contaminate degli scarichi fognari del porto di Cagliari, scoperse una colonia batterica alla fine degli anni 40 e da qui iniziò la scoperta della streptomicina e delle cefalosporine. Quindi seguì poi un periodo di circa 15 anni delle penicilline, delle cosiddette beta-lattamine e era il periodo auro degli antibiotici, ma fu anche il periodo dei primi problemi, perché già prima di essere utilizzati in terapia si comprese che i batteri erano in grado di elaborare delle strategie piuttosto complesse di resistenza agli antibiotici. Per cui già alla fine degli anni 40
Gli inglesi e gli americani avevano segnalato nei loro ospedali la resistenza alla penicillina in quasi la metà dei ceppi di stafilococco aureo, batterio che peraltro ha dato e dà tuttora enormi problemi. E la risposta della farmacologia, quella organizzata, quella produttiva, fu poi quella da parte delle aziende di produrre le penicilline semisintetiche come le meticilline e le cefalosporine, ma già alcuni mesi dopo che questi antibiotici furono prodotti, siamo grosso modo nel 1960, furono segnalati dei ceppi meticillina resistenti. E questi fatti sollevarono ad opera di un grande microbiologo, Joshua Lederberg, le prime critiche della visione così di una guerra ai batteri senza tregua e senza ulteriori specificazioni. E Lederberg prevede che il rischio di un abuso, appunto di un'arma così potente, fosse sproporzionata, chiedendosi se avesse senso fare una guerra, fare tabula rasa di tutti i microrganismi per l'uomo, patogeni ovviamente, senza accertarsi volta per volta a contrastarne l'azione secondo le necessità. E anche perché aveva visto con le sue scoperte, soprattutto sulla coniugazione batterica e sulla replica plating, che c'era l'enorme rischio di provocare un vero e proprio programma di selezione artificiale nei confronti di quella che rappresenta da miliardi di anni appunto la componente fondamentale della biosfera. Quindi i batteri e i virus sono stati i primi modificatori del mondo, potremmo dire, e questo in termini di evoluzione dà dei vantaggi, come vedremo dopo. L'antibiotico terapia quindi non è stata costellata solo di successi, e anzi c'è stato un certo riduzionismo scientifico. Per esempio, la sottovalutazione di una visione di sistema sulla capacità dei batteri e anche dei virus, lo si vedrà dopo, di reagire e di adattarsi, ha sostanzialmente cambiato negli ultimi anni, mettendo a fuoco l'emergenza di nuovi agenti infettivi con un aumento preoccupante delle resistenze alle terapie esistenti e l'evidenza quindi anche di nuove malattie infettive. Tra l'altro ne stiamo vedendo un esempio purtroppo recentissimo col coronavirus, proprio perché la massima parte sono zoonosi e malattie che peraltro saranno destinate ad avere un'evoluzione di emergenza anche nei prossimi decenni. Quindi occorre vedere la microbiologia non solo dei patogeni, ma anche una microbiologia di tipo ecosistemico, e l'origine della vita ha una chiave sola che si chiama batteri. Non esisterebbe il mondo vegetale, quello animale, non esisterebbe l'umanità, non ci sarebbe la fotosintesi clorofilliana se non ci fossero appunto stati i batteri. Questo dobbiamo capirlo bene. Tra l'altro i batteri hanno anche il vantaggio di essere delle entità biologiche, per così dire, di natura sociale. Si aiutano, si producono e si scambiano sostanze prodotte da altri batteri. Tutto questo è dovuto non più a un pool di non più di 1500 geni estremamente funzionanti, che sono peraltro ancestrali, sono molto antichi in termini evolutivi. E se vogliamo parlare appunto in termini di evoluzione di biodiversità, i batteri davvero sono i grandi protagonisti dell'albero della vita. E uno studio recente pubblicato nel 2016, pubblicato su Nature Microbiology, dice che grazie alla capacità di sequenziamento notevole degli ultimi 20 anni, si è costruito un albero comparando 16 sequenze di proteine dei ribosomi che appartengono a 3.083 specie di batteri diversi. Teniamo presente che al più di 2.000 erano già conosciute, sono già presenti negli archivi ufficiali di cui sono disponibili i genomi. Ma i restanti 1.011 sono nuovi completamente e provengono da specie finora sconosciute. Quindi questo è un tema importante, perché per esempio gli eucarioti, quindi il mondo animale, il non mondo nucleato, è estremamente, direi, vicino agli archea, che sono un gruppo di batteri tra l'altro i più antichi. Questo avrà ricadute, potrebbe avere ricadute interessanti nella ricerca, perché questa diversità in termini biochimici potrebbe trasformarsi in fenomeni utili anche a produrre antibiotici.
Il fenomeno quindi dell'antibiotico resistenza è un fenomeno antico, di tipo evolutivo, ed è noto da tempo che vi siano microrganismi che producono antibiotici e che al tempo stesso ci siano microrganismi di tipo antibiotico resistente. Questo fin da tempi molto antichi. La spiegazione filogenetica ed evolutiva ci suggerisce che molti geni di resistenza agli antibiotici abbiano una storia molto antica, sicuramente molto anteriore all'era antibiotica. Studi fatti per esempio sul permafrost, quindi sullo strato di ghiaccio canadese siberiano, evidenziano nel ghiaccio la presenza di DNA sia di animali, di vegetali e di batteri, dove in campioni addirittura di 30.000 anni fa è stata dimostrata la presenza di resistenza per diversi antibiotici. La stessa cosa in una mummia delle Ande, a Cuzco in Perù, nei batteri del microbioma intestinale è stata studiata e verificata la presenza di geni di resistenza a diversi antibiotici, così come in scheletri umani adulti che provengono da un monastero medievale in cui è stato studiato il microbioma orale con presenza di batteri antibiotico resistenti che con resistenza quindi naturale a diversi antibiotici di vario tipo. Tutto questo quindi ha un'origine antichissima e possiamo dire come conclusione evolutiva che il microbioma dell'uomo, sia quello intestinale sia quello orale, è una riserva di geni di antibiotico resistenza anche in assenza della pressione selettiva che è stata esercitata negli ultimi anni appunto nell'era antibiotica. E tutto questo ha una spiegazione anche perché la diversità evolutiva tra uomo e batteri è notevole. Il processo evolutivo nella specie umana è sostanzialmente legato alle generazioni che vengono considerate di circa ogni 30 anni. E invece nella gran parte delle specie microbiche, in cui la replicazione e la sostituzione avviene anche ogni 30 minuti, c'è un rapporto di velocità completamente diverso, che va da 500.000 a 1 a vantaggio dei batteri. Quindi se noi calcoliamo un periodo di 10.000 anni, grosso modo, che corrispondono a circa 350 generazioni umane, ci accorgiamo invece che l'evoluzione microbica è di circa 175.000 generazioni, durante i quali abbiamo visto appunto i cambiamenti provocati dall'immissione ambientale degli antibiotici. Quindi tutto va inquadrato in questa dinamica. E il problema è nato quando l'uomo ha cominciato a esercitare, quindi con l'era antibiotica, una pressione molto selettiva, soprattutto negli ultimi anni, sui microsistemi e sui microbiomi. E l'inquinamento ambientale che riguarda gli antibiotici evidenzia appunto il fatto che dopo la somministrazione all'uomo e agli animali, attraverso le deiezioni liquide o solide, questo arriva all'acqua, ai terreni e sostanzialmente in ogni tipo di ambiente. E le concentrazioni antibiotiche sono minime, ma pur sempre capaci di modificare i microbiomi ambientali. Quindi anche in questo caso si ritiene che più che una moltiplicazione di preesistenti linee genetiche di microrganismi antibiotico resistenti, negli ambienti più diversi c'è stato un trasferimento genetico orizzontale e si formino in questo modo, anche con piccole quantità di antibiotico, delle linee genetiche di microrganismi antibiotico resistenti che si mantengono ed evolvono ovviamente diventando poi anche prevalenti. Sui microbiomi ambientali, quindi dove sono presenti appunto microrganismi resistenti agli antibiotici, c'è poi un'influenza inevitabile sui microbioma dei batterici umani con tutte le conseguenze che questo comporta. Ci sono studi poi che dimostrano che i pesticidi, per esempio l'antibiotico resistenza in combinazione, aumentano l'evoluzione dei batteri verso l'antibiotico resistenza. Quindi i batteri possono essere esposti ad altri prodotti chimici, quindi con gli antibiotici, che li predispongono appunto ad evolvere in modo più rapido. Alcuni erbicidi, ho portato uno studio per esempio che riguarda alcuni ceppi delle Escherichia coli e alcuni ceppi di Salmonella, trattati contemporaneamente da ambienti trattati con pesticidi come il Cambo, come il Roundup, che è un glifosato, che evidenziano come i batteri esposti simultaneamente a queste due sostanze
presentano mutanti con, più livelli, con livelli molto più elevati di resistenza. Addirittura in alcuni casi c'è stata un'evoluzione della resistenza di 100.000 volte maggiore. La stessa cosa possiamo dire in un circuito pericoloso sul quale non si riflette a sufficienza, che è costituito dagli impianti a biogas. In Italia ce ne sono circa 2.000 e che questi impianti moltiplicano in modo esponenziale la diffusione di patogeni in un circuito che tra l'altro va dall'apparato complesso che riguarda diverse entità biologiche, vanno dall'apparato digerente degli animali, di allevamento, agli uomini, attraverso il passaggio ai reflui zootecnici e digestati, al terreno, in definitiva al cibo, entriamo nella catena alimentare. E gli studiosi che si occupano di resistenza batterica hanno visto, per esempio, che nei reflui zootecnici c'è un serbatoio di plasmidi che è in grado di conferire ai batteri l'antibiotico resistenza. E il gruppo di studiosi ha anche individuato nuove forme di trasferimento di resistenza proprio nei digestati da produzione del biogas. Ricordiamo che i plasmidi sono molecole a DNA circolare o lineare che hanno la capacità di replicarsi in modo autonomo e di trasferire appunto antigeni di resistenza tra batteri. E questo è un problema enorme. La stessa cosa, sempre con l'aumento di plasmidi che è contenuto appunto nei ruminanti, nei suini, nei campi, poi successivamente nella catena alimentare, farebbe pensare ad una responsabilità appunto di batteri, per esempio nella famosa epidemia che ci fu in Germania nel 2011, dovuta ad una tossicoinfezione da Escherichia coli di ceppo E054, su alcuni ortaggi che erano stati incriminati, si parlò di semi di soia e di altre cose ancora. In realtà, studi successivi hanno confermato che nei digestati, per esempio, c'era stato un passaggio della shigella dissenteria che produceva una shigella tossina che entrava poi nell'escherichio coli creando una problematica molto maggiore, nel senso che questa sostanza poi aumentava l'enterotossicità dell'escherichia coli. Questo è uno studio del 2015 molto interessante fatto in Germania. E veniamo a una realtà un po' più vicina. Si parla di utilizzo sostenibile degli antibiotici. Io faccio sempre questo esempio. Penso ad una provincia come Brescia, la Bassa Bresciana, in cui sostanzialmente ci sono molti allevamenti e su cui insistono allevamenti per 440.000 bovini, 1.330.000 suini e 43 milioni di polli e di tacchini. Queste quantità enormi fanno già comprendere come, tra virgolette, ci sia una promiscuità enorme, soprattutto una densità di animali su cui è lecito debitare anche sulla qualità, diciamo così, di vita durante l'allevamento. Ebbene, la natura poi ha sempre, che non è sempre benigna, ma è autoconservativa. Nel 2018, nel territorio appunto della Brescia, della Val Padana, sono stati segnalati 878 casi di polmonite comunitaria che hanno dato origine prevalentemente nell'ospedale di Brescia e Vicignori a 665 ricoveri, di cui 64 sono stati individuati come causa la presenza di legionelle di sierotipo 1. Quindi, questo per dire che laddove determinate sostanze arrivano poi nell'acqua con corsi d'acqua estremamente poveri di deflusso minimo vitale, è chiaro che la natura poi si ingegna a mettere in atto qualche problematica. Ma parliamo più in generale degli allevamenti suini, dove che sono uno dei principali responsabili dell'utilizzo di antibiotico in Italia, anche perché vengono utilizzati come trattamenti di massa tramite i mangimi medicati. E uno studio fatto da un epidemiologo veterinario dell'Università di Gand, il professor De Wolf, che ha fatto anche un bellissimo libro sulla biosicurezza nella produzione animale e medicina veterinaria, sostiene in uno studio che un suino riceve in Europa, mediamente negli allevamenti, antibiotici per 18 giorni, calcolando un'aspettativa di 200 giorni. Se facciamo una proporzione, come se
ad ogni uomo fosse dato un mese all'anno un mese di antibiotici. Quindi l'utilizzo viene fatto oltretutto nelle prime fasi di vita dell'animale, e che dimostra appunto un uso strategico, non un uso preventivo. Quindi non è una cura ad una patologia, ma è l'uso di antibiotici per prevenire l'insorgenza delle malattie. E si dice a volte che questo non è un problema, perché poi prima della macellazione c'è il cosiddetto periodo di privazione. Però c'è un piccolo problema, che l'uso di questi antibiotici in una fase iniziale della vita è un eccellente pabulum per selezionare dei batteri antibiotico resistenti. E nella carne scompariranno i residui di antibiotici, ma i batteri resistenti ovviamente rimangono nell'animale fino al momento della macellazione. La stessa cosa è stata studiata nel letame. Su 89 campioni di liquame nei maiali, solo in 4 non sono state rilevate quantità di antibiotico. Negli altri invece sono stati, quindi negli altri 85 sono stati riscontrati fino a 12 antibiotici diversi. E tutto questo ha portato ad un'enorme presenza poi di batteri multiresistenti a diversi antibiotici e addirittura resistenze fino a 9-10 antibiotici diversi. La conclusione qual è? Che anche il liquame di maiale utilizzato per fertilizzare i campi contiene residui di antibiotici di batteri che sono resistenti, di cui alcuni sicuramente patogeni. Questo è uno studio fatto tra l'altro recentissimamente, comparso in stampa 2 mesi fa, quindi estremamente anche sofisticato, è stato fatto in Germania. Un impatto di uso importante, sul quale forse non siamo abituati a pensare, è costituito dal fatto dell'eliminazione degli antibiotici e degli scarichi domestici ospedalieri industriali. Forse perché non ci si pensa, non è, tra virgolette, nelle preoccupazioni di molti. In realtà però gli scienziati dell'Università di York in Inghilterra hanno misurato la presenza di antibiotici in 165 fiumi in 72 paesi del mondo, tra cui grandi fiumi. Dall'analisi è emerso che il 65% dei fiumi è contaminato da antibiotici e in 111 casi la soglia è molto superiore a quella considerata sicura. Se poi andiamo a vedere nelle aree di grande produzione di antibiotico, quindi sostanzialmente in Cina, in India e in Africa, nelle acque gli antibiotici hanno valori talmente elevati da superare quelli che sono presenti nelle persone che vengono trattate per le diverse infezioni. Quindi è un tema, e questo eccezionalmente delicato, perché il rilascio degli antibiotici nel suolo, negli scarichi e nei fiumi, crea condizioni ideali perché il fenomeno dell'antibiotico resistenza appunto si incrementi e si espanda. Ed ecco che si formano i famosi superbatteri, hanno origine da questi tipi di realtà. E se poi pensiamo che la globalizzazione crea un mondo senza barriere, per cui i batteri vengono diffusi appunto anche da animali e prodotti agricoli, che in poche ore, soprattutto con lo spostamento dovuto ai voli intercontinentali in aereo, si riusciamo a capire come a corredo poi ci siano anche i batteri antibiotico resistenti dell'uomo, che possono viaggiare per diverse migliaia in poche ore, di chilometri in poche ore. E il problema clinicamente è importante, perché in Europa, secondo gli ultimi dati, ci sono 670.000 infezioni da germi multiresistenti e un terzo di queste è in Italia, quindi 200.000 persone ammalano di infezioni da germi antibiotico resistenti in Italia. Se poi guardiamo i decessi, su 33.000 in Europa, più di 10.000 sono nel nostro paese, e questo ha delle ricadute importantissime. Allora, che cosa bisogna pensare? Quale visione dobbiamo avere per il futuro? Dobbiamo avere una visione ecosistemica della batteriologia. Abbiamo capito che la vita è possibile solo grazie ai batteri, e se il nostro intestino ne porta centinaia di migliaia di miliardi, un numero sicuramente superiore al numero di cellule di cui è composto il nostro corpo, quando ci scambiamo un saluto tra amici, ci scambiamo un corredo di batteri, sono presenti i batteri anche, io ho portato una bellissima foto con l'impronta della mano di un bambino, di un'amica biologa, che con un'impronta trattata con un gel fa vedere anche come
nell'impronta di un bambino che gioca ci siano centinaia, migliaia di esemplari che sono in equilibrio tra di loro. Quindi dobbiamo avere una visione nuova. I batteri sono anche nostri amici e questa visione dovrebbe condizionare anche la microbiologia tradizionale, quella che viene insegnata all'università, perché forse accanto a questa dovremmo studiarne anche una di tipo diverso. Quindi ci dobbiamo educare a stili di vita corretti, tenendo presente che la convinzione di molte persone che bisogna assolutamente tenere lontano batteri a tutti i costi, per cui non devono, li teniamo lontano da noi stessi, dalle abitazioni, dal vestiario, dal cibo, e tutto questo in modo a volte ossessivo ha dato origine a una vera e propria industria della pulizia in cui si usa indiscriminatamente saponi, deodoranti, disinfettanti, antisettici, un vero e proprio armamentario che non tiene presente appunto questo nuovo approccio che ci deve essere. In realtà stiamo scoprendo che determinati microrganismi in opportune dosi, con modalità ovviamente di crescita particolare, sono ottimi per la pulizia, per mantenere meccanismi di competizione con i batteri del mondo esterno, per mantenere una funzione ottimale del microbiota, anche con ricadute molto positive, ovviamente in termini di benessere sia psicofisico che in condizioni ottimali dal punto di vista immunitario. E in questo senso è fondamentale curare molto l'alimentazione con cibi biologici di provenienza e filiera corta e di provenienza certa. E c'è uno studio molto interessante che mi ha fatto molto riflettere, che è lo studio fatto in ospedale, uno studio alternativo appunto all'uso di disinfettanti a base di cloro sugli effetti, diciamo così, letterecci delle camere ospedaliere relativamente appunto alle pediere, alle testiere, ai pavimenti, ai bagni che sono associati alle camere di ricovero e quant'altro, facendo delle valutazioni, perché sappiamo che le infezioni che sono associate all'assistenza sanitaria costituiscono un ulteriore elemento accentuato appunto dall'antibiotico resistenza, e la contaminazione che è presente appunto sulle superfici ospedaliere è un ulteriore contributo alla trasmissione appunto di infezioni associate all'assistenza. E che cosa è stato fatto in 7 ospedali? Tra l'altro lo studio è italiano ed è stato pubblicato nel luglio del 2018, dimostrando che una miscela batteri selezionati in cui la carica microbica appunto non è patogena ed è stata modificata in modo, direi, secondo la competizione biologica, è in grado di colonizzare le superfici su cui vengono applicati appunto queste sostanze, contrastando per equilibrio, appunto per competizione biologica, la proliferazione delle altre specie batteriche. E l'incidenza rispetto ai casi controllo delle infezioni associate di tipo ospedaliero è stata diminuita con questo sistema molto più ecologico e biologico del 43%, e è stata diminuita anche in modo stabile la presenza di patogeni appunto sulle superfici. Quindi superfici nelle quali un equilibrio di batteri controllato ovviamente con queste specie molto particolari a carica microbica non patogena, in grado di competere e quasi di rendere un ambiente sanificato, almeno dal punto di vista biologico, delle infezioni ospedaliere. Un risultato credo straordinario e che è meritevole di altri studi ulteriori. E finirei con una citazione che non è mia, ma che mi piace molto, di Blaise Pascal, che si presta molto all'argomento che abbiamo trattato oggi. L'uomo è infinitamente piccolo rispetto alla natura, ma è infinitamente grande se accetta di farne parte. Ecco, in questa natura, ricordiamocelo, sono presenti e ben presenti, con una tradizione e con una genetica, tra virgolette, molto più sperimentata della nostra, virus e batteri.
e vi ringrazio per l'attenzione. E grazie a Giuseppe Miserotti. Intervento, come al solito, molto preparato, ricco di spunti, anche recenti, di temi che effettivamente non sono conosciuti, se ne parla molto poco e quindi è veramente prezioso che questi temi vengano divulgati, come stiamo facendo, sul web a più persone possibili. Adesso cercheremo di affrontare il tema da un altro punto di vista. Il prossimo intervento lo terrà Milena Simeoni. Milena è una naturopata, è direttrice didattica della Scuola di Naturopatia Lumen e soprattutto è ideatrice della proposta Salus. Milena, da naturopata, affronterà dal punto di vista più olistico e integrato il tema dell'antibiotico resistenza e centrerà in particolare su quali sono le potenzialità di una strategia dei sani stili di vita, portate avanti, come vedrete, su diversi livelli. La strategia dei sani stili di vita spesso se ne parla, spesso nei comunicati ufficiali si dice importante mangiare bene, è importante muoversi, è importante avere relazioni sane con le altre persone. In realtà, come vedremo anche nell'intervento di Milena, c'è poca concretezza in questo. Quello che stiamo portando avanti con Salus invece è una proposta concreta che possa radicare un cambiamento nella popolazione europea, possa portare frutti importanti su vari fronti, tra cui nello specifico l'antibiotico resistenza. In particolare, e questo è legato sicuramente all'emergenza pandemica che stiamo vivendo, in particolare per quelle fasce di popolazione che sono più fragili, quali sono le strategie per ridurre questa fragilità? Lo scopriremo nel prossimo intervento di Milena Simeoni. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui di nuovo e in questa situazione dove siamo tutti un po' in una situazione strana, un po' lontani e vicini contemporaneamente, ognuno a casa sua, chi magari con un po' di disagio, chi con molto, chi sta riuscendo a trasformare questo momento di difficoltà in un'opportunità dove fare quello che magari non ha mai fatto. Sicuramente un momento complesso, nuovo, strano, che ci fa anche un po' pensare e riflettere sul futuro. Allora, oggi ci ritroviamo e ringrazio, come ha fatto Federico Palla, la rete, Salus, gli eurodeputati che ci hanno appoggiato e tutti voi che ci state seguendo. Parto con imitando il caro Alberto Donzelli e presentandomi facendo una dichiarazione di interessi. Sono una formatrice e ricercatrice presso la cooperativa di lavoro Visnature, ente capofila del Lumen Network, gestisce la scuola di naturopatia olistica Lumen di cui faccio la direttrice didattica da quasi 30 anni, l'insegnante. Svolgo anche un ruolo gratuito di vicepresidente dell'associazione Lumen e qui, in questo luogo, in questo momento, sono in veste di ideatrice del progetto Salus, di project manager della rete e di componente del segretariato e del comitato filosofico-scientifico di Salus. Qual è la sintesi dell'intervento? Di che cosa vi parlerò? Vi parlerò delle strategie Salus associate all'antibiotico resistenza, della fragilità. L'attenzione la dedicherò in particolar modo alla fragilità nell'anziano e in minima parte alla fragilità in età neonatale. Poi affronteremo, cercheremo di sviluppare quelle che sono le strategie per ridurre la fragilità e per noi il focus è sicuramente la promozione della salute, l'empowerment e i sani stili di vita. L'approccio, altro punto, un approccio integrato, olistico, che determina una visione d'insieme e che non dimentichi mai la relazione inscindibile esistente tra uomo e ambiente. E questo per determinare una maggiore attenzione al terreno, che è il luogo dove noi possiamo agire per cambiare le manifestazioni. Alcune proposte Salus, parleremo, accenneremo allo sportello salute
e ha un'app che vuole sostenere la promozione della salute e il cambio di stile di vita, e termineremo con l'allineamento delle convenienze all'etica e quindi in un sistema che paghi e sostenga la salute. Perfetto. Allora partiamo dall'idea che ha già anticipato Federico, che l'antibiotico resistenza non è un tema nuovo, è un tema prioritario, come ha detto anche l'onorevole Evi, che ringrazio per l'intervento, un tema prioritario anche per l'Europa. Infatti il piano d'azione europeo è stato adottato nel 2017 e andrà avanti fino al 2022, sarà valido fino al 2022. Allora, quello che possiamo osservare è che non c'è nessun antagonismo tra quello che viene messo in campo e quello che proponiamo, ma c'è una complementarietà che è rivolta ai sani stili di vita, alla concretezza dell'applicazione di sani stili di vita. Questo è quello che noi vogliamo apportare a completamento di quello che viene proposto oggi. E Salus infatti propone l'idea di un cambio di paradigma che ponga al centro che cosa? La salute, i sani stili di vita, l'empowerment, tutto quello che rimette rivede l'individuo come responsabile primario del suo stato di salute. E possiamo osservare, cominciamo a osservare una prima relazione tra quella che abbiamo accennato come fragilità e il sano stile di vita e la promozione della salute. E potete leggere la frase che sta in alto che dice: la promozione di sani stili di vita ritarda o elimina l'insorgenza della fragilità, riducendo quindi l'incidenza di infezioni e di conseguenza la mortalità da antibiotico resistenza. Vedremo poi che non solo la mortalità da antibiotico resistenza. Allora, quello che vi stiamo proponendo è molto in sintonia con quello che è stato pubblicato su Nature nel 2015, che dice per risolvere le grandi sfide di questo momento, allora di quel momento, ma io vi direi ancora oggi, cosa serve? Ci serve che le scienze e le scienze umane collaborino. E le grandi sfide sono la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia della salute, la salvaguardia della dignità della vita, di una sano stile di vita, di un vivere bene, di una qualità della vita che sia migliore di quella che oggi siamo in grado di lasciare alle generazioni che verranno dopo di noi. Infatti, Nature sottolinea la scienza interdisciplinare serve per abbattere le barriere tra i vari campi di conoscenza e per costruire un terreno comune molto ben rappresentato all'interno di Salus dal comitato che è un comitato filosofico-scientifico che vuole abbracciare il comportamento dell'individuo a 360 gradi per favorire circoli vi virtuosi a sostituzione di alcuni che sono più viziosi che virtuosi. Nature sottolinea anche che sa che è un duro percorso, dice, ma la ricerca che trascende i confini accademici tradizionali è più difficile da finanziare, da rivedere e da pubblicare. Chi prova a farla fatica a ottenere riconoscimento e promozione, ma noi insieme ce la faremo perché è troppo importante oggi, è troppo importante, dobbiamo porre al centro quelle strategie che fortificano la salute. E come abbiamo riassunto il nostro intervento, la proposta Salus? Partendo dal sintetizzare in tre macro ostacoli quelli che sono i punti deboli che vogliamo fortificare. E proviamo a partire dal primo. È la separazione, il non allineamento, la non associazione tra quello che è l'approccio curativo-riparativo e quello che è l'approccio preventivo. La strategia corrispondente chiaramente è semplicemente associare la promozione della salute alla cura, quindi non una lotta, un contrasto, una separazione, ma una complementarietà. La stessa cosa per il punto 2. Il punto 2 per noi l'ostacolo è il riduzionismo separato dalla visione d'insieme. Se vogliamo pensare a quello che sta accadendo adesso e vediamo l'habitat, l'ambiente, come ha ben spiegato il dottor Miserotti, che in qualche modo abbiamo modificato noi, che ci
non ci aiuta in questo momento, ma aumenta il problema. In realtà il problema l'abbiamo aumentato noi con le nostre abitudini quotidiane, che abbiamo creato una pessima salute del pianeta. E così le strategie saranno sempre per Salus a carattere intersettoriale, trasversale e sinergico. Il terzo punto, quindi il terzo ostacolo, è la separazione, è il fatto che la convenienza economica non sia allineata ai principi etici, e quindi la proposta è che le strategie permettano sempre di allineare il bene comune alle convenienze economiche dei maggiori attori che si occupano di salute, e queste poi le svilupperemo pian piano. Allora, proviamo a guardarla in sintesi. Questo sarà il primo ostacolo e la prima strategia. Come dicevamo prima, è l'ostacolo, è la separazione tra cura e prevenzione. E da dove partiamo? Questo cosa determina? Un poco empowerment e più delega. E a sua volta questi due punti determinano uno stile di vita non troppo sano, con un aumento di fragilità. E quindi, se c'è un aumento di fragilità e ci sono stili di vita malsani, c'è un sovraccarico del sistema sanitario nazionale e un utilizzo sempre più frequente di farmaci, in questo caso di antibiotici. Di conseguenza avremo una resistenza antibiotica e una minore efficienza immunitaria. Se invece pensiamo che l'esperienza possa fortificare l'empowerment e ridurre la delega, possiamo guardare quali sono queste azioni, cosa si può determinare nell'affiancamento, qual è il vantaggio che si può acquisire affiancando la promozione della salute alla cura. Avremo sicuramente maggiore empowerment e maggiore resilienza, e quindi maggiore capacità di adattarsi alla situazione difficile, di farcela nella situazione, tra virgolette, negativa. Avremo degli stili di vita più sani, un minore inquinamento, quindi un minore consumo di antibiotici con una minore antibiotico resistenza, una maggiore sostenibilità di conseguenza del sistema sanitario nazionale e una maggiore prevenzione. Che cosa ho dimenticato di farvi osservare? Che c'è tra l'ultimo punto e il primo una relazione. Quando noi abbiamo più prevenzione abbiamo maggiore empowerment, e quindi si crea nel primo caso un circolo vizioso, nel secondo un circolo virtuoso. Allora proviamo a fare un passo indietro, cerchiamo di definire fragilità. E vi leggo la definizione, dice: conseguenza evitabile dell'invecchiamento, caratterizzata dall'aumentata vulnerabilità agli agenti stressanti, dalla disregolazione multisistemica, dalla limitata capacità di mantenere l'omeostasi e dall'instabilità clinica. Se riconosciuto questo stato è trattato in tempo, prima che evolva in disabilità, è reversibile. Proseguo. È chiaro, come abbiamo detto prima, che più fragilità, più consumo di farmaci, più consumo di antibiotici, più probabilità di creare batteri resistenti, più antibiotico resistenza, che la definizione ci dice, con il termine di antibiotico resistenza si intende la capacità di un batterio di non risentire dell'azione di un farmaco antibiotico, perché c'è stato un sovradosaggio, una sovrassunzione che ha reso il batterio forte e l'organismo e il farmaco incapace di far fronte a quella resistenza. Allora proviamo a pensare dove vengono utilizzati questi antibiotici. Poi il dottor Donzelli approfondirà, il dottor Miserotti ce l'ha già ben accennato, ben introdotto. La risposta che molte persone hanno ancora oggi nella sindrome influenzale rimane l'assunzione di antibiotici, e questo sicuramente collabora. Pensate che i 10.800 morti del 2015 altro non sono che un terzo dei decessi in Europa. Quindi possiamo dire che abbiamo preso il primato. Se guardate dall'altra parte vedete che il consumo maggiore di antibiotici è in Italia con il 47%. Scusate, ho solo un attimo il dubbio, si vede bene la slide? Mi dicono che non si vede bene la slide. Mi dispiace, abbiamo avuto un problema, infatti le vedete un po' tutte azzurrine, erano tutte belle bianche candide, e troveremo il modo, le potrete guardare poi, quelle che non si vedono, ve li caricheremo sul sito in qualche modo, insomma, adesso non so dare una risposta. Va bene, comunque quello che è interessante è un europeo su tre, il 32%, ha assunto antibiotici lo scorso anno, e qui stiamo parlando del 2015,
E pensate che l'uso minore è stato in Svezia e in Olanda, e invece noi il 47%, e quindi abbiamo vinto un'altra volta. Quello che è interessante è anche il consumo di antibiotici in generale nel 2014 definito dall'EFSA. Guardate, il consumo totale medio di antimicrobici espresso in milligrammi di sostanza attiva per chilogrammo di biomassa è stimato è stato di 124 mg per chilo nell'uomo e 152 mg per chilo negli animali da produzione alimentare. Allora, pensate che questa era una media europea, pensate che in Italia il consumo è stato di 167 mg per chilo nell'uomo e che per quanto riguarda gli animali di 360 mg per chilo. Allora dobbiamo vedere che c'è un abuso di antibiotici, dobbiamo assumerci questa responsabilità e cambiare velocemente traiettoria, cambiare stili di vita che possano portare a una minore mortalità per antibiotico resistenza. Allora proviamo a guardare però quali sono le fasce più colpite. Possiamo vedere che è più elevato nei bambini e nelle persone di età pari o superiore a 65 anni. E qui cominciamo a vedere che è anche associato all'assistenza sanitaria. Infatti dice il 64% dei casi di infezione da batteri resistenti agli antibiotici è associato all'assistenza sanitaria, causando il 72% di decessi attribuibili. Allora proviamo a vedere che cominciamo a vedere una relazione, una piccola relazione. Questo è un testo del quotidiano Sanità dell'11 aprile del 2020 e dice coronavirus e anziani, dice l'allarme dei geriatri, non solo l'elevatissima mortalità, il vero rischio è la fragilità. E dice, spero che riusciate a vedere, dice pur colpendo tutte le età, l'infezione ha i suoi effetti più severi sull'anziano. La conseguenza sugli anziani infatti non si limitano all'elevatissima mortalità. Quasi il 90% dei deceduti da Covid-19 ha più di 70 anni, ma la pandemia ha fatto emergere il concetto che è soprattutto l'anziano fragile ad essere ad alto rischio di disabilità funzionale, cognitiva e psicosociale, che rendono per l'anziano difficile un ritorno alla condizione precedente l'infezione. Questa è la chiave di lettura da applicare all'analisi del rapporto tra anziano e infezione da coronavirus. È molto interessante perché non è diverso da quello che stavamo dicendo prima. Dovremmo riflettere quindi profondamente sul concetto di fragilità. Non so se c'eravate la volta precedente, la fragilità ci riporta proprio a pensare al terreno, a un terreno interno ed esterno all'individuo che può fare una grande differenza. Proviamo a filosofeggiare un attimino e a pensare alla fragilità come sinonimo sia di delicatezza che di debolezza. Una delicatezza che è quella dei nostri sentimenti, che è quella dell'ambiente che muta e di noi che mutiamo in relazione con l'ambiente. Allora la riflessione potrebbe essere, rispettando la delicatezza dello psicosoma e io aggiungerei anche dell'ambiente, possiamo evitare che la fragilità si trasformi in disabilità o in morte. E quindi deve diventare il nostro focus. Dovremmo fortificare ciò che è debole. E in questa presentazione noi, come fragili, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando degli anziani polipatologici e dei nati prematuri, che chiaramente aumentano il loro rischio di infezione e la morte anche per antibiotico resistenza. Allora facciamo un passo indietro, cominciamo a definire che cosa è un empowerment, di che cosa stiamo parlando, che cosa vogliamo che aumenti. È quel processo attraverso il quale le persone acquisiscono maggiore controllo sulle decisioni e le azioni che riguardano la loro salute. Questo vuol dire minore debito, questo vuol dire minore costi per la sanità pubblica. E non vuol dire solo quello, ma vuol dire migliore qualità della vita, vuol dire riuscire a produrre invecchiamento attivo. Quindi anziani che sono in grado di conservare fino alla fine dei loro giorni una capacità funzionale che consente loro una vita autonoma e priva di disabilità. Proviamo a immaginare delle traiettorie dell'invecchiamento. Ringrazio il carissimo dottor Lorenzo Del Moro che mi ha dato la sua tesi, dal quale ho preso spunti, mi ha dato parte anche del comitato filosofico scientifico
di Salus. Allora, proprio profondamente. E quindi diventa un ostacolo la fragilità, non un potenziale. Come ancora più lento e ancora più ostacolo è l'invecchiamento con disabilità. La cosa interessantissima è avere chiaro che le traiettorie dell'invecchiamento sono condizionate da diversi fattori durante il corso della vita di ognuno di noi. Tra questi fattori, lo stile di vita, i fattori biologici, i fattori psicologici e sociali fanno una grande differenza. E la cosa interessante è che possiamo fare diverso, che possiamo aiutare le persone a seminare nel proprio orto esattamente quello che vogliono raccogliere. Allora, adesso andiamo al contrario, perché vorrei terminare con la longevità sana questo pezzo di presentazione, quindi partiamo da che cos'è il concetto di invecchiamento con disabilità ed è la mancanza dell'indipendenza, quindi la necessità per l'anziano di dipendere da una struttura, dagli altri, e quindi la qualità della sua vita, la qualità della vita della famiglia, la qualità della società. Più anziani con disabilità abbiamo e meno qualità abbiamo. Dobbiamo aiutarli, aiutarci perché in primis noi, ad arrivare a una longevità sana. Curarci oggi di chi è fragile e fortificare chi sarà anziano domani, perché possa vivere una longevità sana. E così la fragilità, abbiamo già letto prima qual è la definizione, vorrei aggiungere che è caratterizzata da una comorbidità, che sono più di due patologie, e dall'utilizzo di farmaci di quantità, di un numero variabile di farmaci, superiore sicuramente al 3. Proviamo adesso a focalizzarci sull'invecchiamento attivo, e guardate che bella definizione questa. Processo di sviluppo e mantenimento della capacità funzionale che consente il benessere in età avanzata. Se noi ci focalizziamo su questo tipo di anzianità, possiamo vedere, secondo questo studio, è determinata da due caratteristiche, che sono la capacità intrinseca, guardate cosa dice, un nuovo concetto, che fa riferimento a tutte le capacità mentali e fisiche di cui la persona dispone nel corso della propria vita, e l'ambiente. Immaginiamoci questi due mondi che interagiscono tra di loro. Ma è veramente un nuovo concetto? Guardate, io vi farei riflettere su Ippocrate. Ippocrate chiamava questa forza, che qui viene chiamata capacità intrinseca, la chiamava vis medicatris naturae, e considerava che all'interno dell'individuo ci fosse una forza probiotica che lavorava per mantenere l'equilibrio e l'omeostasi e che doveva essere sostenuta nel suo agire. Per questo vi proponiamo un lavoro che integri anche il mondo delle medicine tradizionali. Perché pensate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2010, proprio qui in Lombardia, cosa dice? Dice: in generale la naturopatia privilegia la prevenzione, il trattamento e la promozione della salute ottimale attraverso l'uso di metodi terapeutici e modalità che incoraggiano il processo di autoguarigione. La vis medicatris naturae, vedete che non è nuovo, provo a tornare indietro perché non so, secondo me mi sono distratta perché qui c'è stato un attimo di... Allora, l'invecchiamento attivo, secondo questo studio interessante, è determinato da una capacità intrinseca e da un ambiente specifico di vita. Quello che io vorrei associare questo concetto di capacità intrinseca a un antico concetto proprio delle medicine tradizionali, che per Ippocrate era la forza vitale che è in noi, che lui chiamava vis medicatris naturae. E viene richiamato questo concetto anche nel documento proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2010 insieme alla Regione Lombardia, dove dice: in generale la naturopatia privilegia la prevenzione, il trattamento e la promozione della salute ottimale attraverso l'uso di metodi terapeutici e modalità che incoraggiano il processo di autoguarigione, cioè la vis medicatris naturae. È interessante perché poi in realtà in questo documento vengono descritti anche gli altri punti. Se guardate qualche riga sotto, dice che qual è l'approccio filosofico, è il trattamento naturale di tutta la persona.
E questa è la visione d'insieme. La personale responsabilità per la propria salute, e questo è l'empowerment, è la capacità di ridurre la delega e l'istruzione dei pazienti per promuovere la salute attraverso un adeguato stile di vita. Quindi questo documento totalmente in linea con quello che stavamo sottolineando. Se io aumento l'empowerment, in realtà riduco la fragilità, ma ottengo anche una maggiore resilienza. La resilienza è proprio l'antagonista della fragilità. Mi piacerebbe più dire il complementare, perché mi piacciono più insieme. Ed è, pensate alla frase bellissima, immaginate proprio questo fiore, ce la fa comunque. Nonostante la difficoltà, ha in sé quelle forze che gli consentono di superare l'ostacolo. Infatti dice la capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dopo aver vissuto situazioni difficili che potevano portare a un esito negativo. Quindi vuol dire che questo esito negativo, nel momento in cui io costruisco una base diversa, quindi la mia fragilità è minore, questo esito negativo può essere modulato. Allora, se questo vuol dire che più resilienza, meno fragilità, più longevità sana. E questo è un altro bellissimo studio che dice ci sono prove che un 20% dei centenari non contrae alcuna malattia cronica associata all'età, prima dei 100 anni. E un 44% dei maschi e un 42% delle donne non contrae nessuna malattia cronica associata all'età prima degli 80 anni. Quindi vuol dire che è possibile. Che è possibile avere una longevità sana. E se è possibile diventa un diritto. Diventa un diritto. Noi vogliamo vivere una longevità sana. Vogliamo, possiamo e dobbiamo fare di tutto perché questa possibilità sia garantita. Dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005, invecchiare è un privilegio ed è un obiettivo della società, ma è anche una sfida che avrà un impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo. Per questo, come Salus, noi abbiamo da sempre, fin dall'inizio, parlato di un cambio di paradigma. Al centro, la salute, la promozione della salute, l'empowerment, la responsabilizzazione, il sano vivere per produrre un habitat interno ed esterno che sia salute. Allora, se noi riconosciamo questo obiettivo, dobbiamo anche riconoscere l'importanza della fragilità come limite nella costruzione di una longevità sana. Deve diventare questa osservazione il nostro punto di forza, perché solo così potremo preservare l'autonomia e l'indipendenza nel processo dell'invecchiamento. Diventeranno obiettivi fondamentali, devono essere obiettivi fondamentali, sia per il singolo che per il singolo cittadino che per la politica. Allora, lasciando solo momentaneamente in sospensione l'anziano, non dobbiamo dimenticare che in realtà l'antibiotico resistenza colpisce anche i neonati. E guardate questo studio del 2012 che dice la resistenza agli antibiotici era associata all'esposizione agli antibiotici materni. Quindi parla ancora una volta di abitudini che possono e devono essere cambiate. Dice sotto l'uso di antibiotici in questa popolazione era particolarmente comune, con il 98% delle madri di neonati pretermine e il 94% delle madri ricoverate in ospedale durante la gravidanza che ricevevano antibiotici. Nel 2016 viene pubblicata su Lancet una prima stima dei decessi neonatali attribuibili alla resistenza antimicrobica. Guardate, rappresentano circa il 30% di tutta la mortalità globale per sepsi neonatale. Non è poco. Non stiamo parlando di poco. Allora la domanda è cosa possiamo fare? Se ci concentrassimo sullo stile di vita, nel preconcepimento, nella gravidanza, quanta fragilità potremmo ridurre? E questo fa parte del progetto, perché è sempre promozione della salute, è sempre presa di responsabilità di ogni singolo cittadino, di ogni istituzione locale, dell'Europa, delle istituzioni nazionali, fare un lavoro serio di promozione della salute, un lavoro concreto, misurato. Allora possiamo comprendere che esiste una forte
una forte relazione, un ponte che mette in comunicazione l'antibiotico resistenza con quello che stiamo vivendo in questi giorni. E questo ponte si chiama appunto fragilità. La fragilità dell'anziano che purtroppo ha pesato molto sulla bilancia. E dobbiamo osservare che c'è stato un vuoto di sistema sulla promozione della salute e sulla capacità di aiutare gli individui a scegliere nel proprio quotidiano degli stili di vita che fortificano anziché aumentare la fragilità. Allora facciamo qualche riflessione e vediamo come si costruisce questa fragilità nell'anziano. Si costruisce con la sedentarietà, si costruisce con eccessi o carenze alimentari, con una malsana qualità, con dei disagi relazionali, con dei disagi socio-economici, con alcol e fumo. Ma è interessante anche vedere che c'è un maggiore rischio di mortalità da infezioni, che il maggior rischio di mortalità da infezioni è associato a una serie di patologie e di condizioni. Il diabete, la sindrome metabolica, le patologie cardiovascolari, l'obesità. Ma cos'hanno in comune queste manifestazioni? Hanno in comune che sono modificabili e sono fortemente condizionate dallo stile di vita. Quindi facciamo qualche esempio. La carne rossa, per esempio, è associata a maggiore mortalità totale e da infezioni. Il fumo aumenta di dai 2 a 3 volte la mortalità totale rispetto a chi non fuma e di 2,3 volte la mortalità generale da infezioni. Ma allora dovremmo domandarci: qual è il segreto della longevità? Come facciamo a diventare, allungare la nostra vita ma mantenendone la qualità e la salute? Allora, la prima cosa che possiamo fare concretamente è quella di stare molto attenti alla nostra circonferenza vita. Guardate quello che è interessante: deve essere minore, sono più longevi le persone che hanno una circonferenza vita minore di 94 cm negli uomini e minore di 80 nelle donne. Dobbiamo mantenere un normo peso, dobbiamo cercare di avere un apporto calorico e proteico contenuto, con specificità differente a seconda della fascia di età, scegliere per l'apporto proteico prevalentemente le proteine di origine vegetale. Infatti potete guardare sotto alla slide, se riuscite a vederlo, un intake proteico superiore ai 13 dell'apporto calorico totale, derivato prevalentemente da fonti animali, è associato a un aumento di rischio di diabete mellito di tipo 2, a malattie cardiovascolari e tumorali. Allora non posso che farvi rivedere per un attimo, se riesco, questa slide e ricordarvi che c'è un'associazione fortissima quindi tra ciò che mangio e le problematiche che posso sviluppare nello scorrere della vita. Ricordiamoci che il maggior rischio di mortalità da infezione è associato a una serie di condizioni che sono mutabili, influenzabili con l'abitudine quotidiana. Perfetto, ritorno, mi sposto e ritorno a dovero e continuo con le strategie. Si possono aumentare il consumo di cereali integrali e quindi questa sintesi di migliori ricerche disponibili mostra che 200 grammi al giorno di cereali integrali si associano a una riduzione del 30% della mortalità totale, ma che ne bastano 50 grammi per ridurre del 20% le morti da infezioni. Possiamo aumentare il consumo di frutta secca, guardate, con 20-28 grammi abbiamo una riduzione di oltre il 20% della mortalità totale, fino a 4 volte invece si riduce la mortalità per malattie infettive. Quante sono le cose che posso fare tutti i giorni? E ancora, aumentare la frutta e la verdura e 800 grammi al giorno riducono la mortalità del 30%. E se io dovessi aggiungere di stagione, variata, di colori diversi, e così possiamo veramente spaziare con potenziamenti alla salute di natura differente. Ma non possiamo dimenticare assolutamente l'attività fisica, oggi un punto debole della strategia messa in campo, perché dobbiamo, anche se rimaniamo in casa, muoverci. Non possiamo rinunciare ai benefici dell'attività fisica. Infatti la corsa riduce il 40% la mortalità e riduce ancora di più le morti da infezione. L'attività fisica è spesso associata anche a una minore incidenza di infezioni batteriche.
E quindi direi che abbiamo tantissimi strumenti e in più possiamo anche prendere spunto, perché ci sono popolazioni longeve nel mondo. Oggi parleremo di quella di Okinawa. Andiamo a casa proprio di una delle popolazioni più longeve al mondo e proviamo a vedere un pochino come si comporta. Guardate, ci sono 54 centenari ogni 100.000 abitanti. Questo è il censimento del 2006, è il triplo rispetto alla popolazione italiana. Ma allora ci dobbiamo domandare qual è il loro rischio di mortalità e ci spaventiamo in questa differenza perché è importantissima. Le patologie cardiovascolari sono di 12 volte minori rispetto alle donne americane nel 95, erano, che è un numero sorprendente. L'infarto del miocardio 6 volte minore. Passiamo al cancro della mammella 3 volte minore. Passiamo al cancro del colon 6 volte inferiore, al linfoma 3 volte inferiore e al cancro alla prostata 7 volte inferiore. Non possiamo non porci delle domande. È giunto il momento non solo di porci delle domande, ma di passare all'azione concreta e di fare in modo che stili di vita che sono stati verificati e comprovati e studiati vengano attuati, vengano utilizzati come strategie pro salute tutti i giorni e che la popolazione partecipi in modo attivo e diventa sempre più responsabile con minore delega. Perché la delega oggi ci è costata tantissimo. Il sistema nazionale fa fatica perché abbiamo mancato in un punto che è quello della promozione della salute. Allora proviamo a confrontare anche le calorie. 1780 calorie al giorno Okinawa, 3100 calorie l'Ameri, USA, 39 grammi al giorno di proteine contro 90. Il perno dell'alimentazione è legumi, cereali integrali e vegetali. Il perno dell'alimentazione è proteica, carne, formaggio e pesce. La maggior parte di loro però non ha solo un'alimentazione diversa, ma ha una vita quotidiana, spirituale, ha una relazione con la terra, quindi coltiva il proprio orto, danza e ha legami intensi. Mi sento una persona molto fortunata perché vivo in un ecovillaggio e ho legami molto intensi ed allargati. Ho un'intensa vita spirituale, ho delle abitudini che porto avanti da 30 anni e mi auguro con tutto il cuore che queste cose siano a disposizione di tutti. Ho solo timore, sono in tempo, Paolo? Sì. Va bene, non ho l'orologio davanti, ce l'ho al polso ma non l'ho guardato, scusate. È chiaro quindi che possiamo oggi pensare che il raccolto segua la semina e che possiamo prendere spunto non solo da popolazioni, non solo da studi, ma da un grande studio sull'empowerment che è il North Korea Project. È stato fatto negli anni 70 in Finlandia, quindi vorrei molto tempo fa, sulla mortalità per patologie cardiovascolari. È stato utilizzato un intervento però di tutti assieme, come quello che vogliamo noi con Salus, tutti assieme per un obiettivo comune, perché tutti siamo mamme, figli e tutti quanti dobbiamo tenere alla qualità della vita delle persone che amiamo, oltre che a quella personale. E cosa hanno fatto? Tutti insieme, quindi servizi sanitari, ONG, industrie, medie, politiche pubbliche, hanno attivato un grandissimo progetto di empowerment. E hanno abbassato i livelli dei fattori di rischio della popolazione in modo più che significativo. Il tasso di mortalità per malattie coronariche, aggiustato per età nella popolazione maschile di età compresa tra i 30 e i 64 anni, si è ridotta dal 70 al 95 del 73% nella parte settentrionale e del 65% in tutta la Finlandia. Poi è stato rifatto lo studio. Nel 1972, dal 1972 al 2014, hanno ottenuto l'84% di riduzione. Dobbiamo farcela, possiamo farcela, è urgente farcela e non abbiamo più niente da attendere, non c'è più possibilità di aspettare perché la situazione del momento mi sembra che sia molto chiara, ci spinge. Una delle proposte Salus è affiancata ad altre, è un'app che supporti in questo passaggio, un'app con tanto di strumenti motivazionali, che supporti nel cambiamento. Dietro a questo c'è il lavoro del Comitato Filosofico e Scientifico e ci deve essere un ente che vogliamo promuovere, che è quello di un ente che promuova la promozione della salute, la verifichi e la misuri.
in modo serio, perché se no facciamo come abbiamo fatto con il fumo, abbiamo fatto una serie di interventi, ma se poi i fumatori aumentano ci dobbiamo porre delle domande. Allora, secondo ostacolo e seconda strategia, ed è la separazione, l'ostacolo tra l'approccio riduzionista e quello d'insieme. Questo ci porta ad avere un'attenzione molto forte al microbo e poca alla prevenzione. Ha sviluppato una serie di malsani stili di vita e un uso e abuso di tanti farmaci, tra i quali l'antibiotico. Ha aumentato l'inquinamento e ha aumentato anche l'antibiotico resistenza. E aumenta le fragilità e aumentano le infezioni e diminuisce la possibilità per il sistema sanitario nazionale di sostenere tutta questa situazione. Noi proponiamo di integrare la visione trasversale olistica perché aumenta l'efficacia degli interventi nel lungo periodo. Proviamo a guardare come. Con più attenzione al terreno e più alla prevenzione, con maggiori sani stili di vita, con minore abuso di antibiotici quando non servono, con un minore inquinamento e una minore resistenza antibiotica, con più sostenibilità del sistema sanitario nazionale e meno fragilità e infezioni. Questi, come dicevo prima, sono dei circoli, perché se aumento la sostenibilità e diminuisco la fragilità, aumenta la prevenzione. Sono circoli viziosi o virtuosi che possiamo generare con la formazione, l'informazione, l'empowerment e i sani stili di vita. Pastor stesso, in punto di morte, disse: Claude Bernard aveva ragione, il terreno è tutto, il microbo è nulla. Potrebbe essere confusa questa frase, perché non è nulla. Abbiamo visto prima, come ha detto il dottor Miserotti, sono indispensabili. Come aveva detto l'altra volta il dottor Donzelli, noi non viviamo senza di loro, loro vivono senza di noi, che è una frase secondo me rivoluzionaria per la mente che pensa. E dobbiamo assolutamente trovare un nuovo modo, e questo nuovo modo è una qualsiasi, dice questo studio, mi piace molto questa frase, dice: qualsiasi ecologia umana matura, sostenibile, deve fare i conti con le necessità delle specie microbiche che aiutano a costituire il sistema interdipendente della vita sulla Terra. Allora, quello che vi proponiamo è un progetto di salute circolare, un progetto concreto che porti più salute alle persone, più salute agli animali, più salute all'ambiente, più salute socio-economica, consapevoli del fatto che sono inscindibili e che quando ci muoviamo male in uno di questi ambiti paghiamo e creiamo un circolo vizioso e pagano tutti. E viceversa, quando invece creiamo salute vera in uno di questi settori, siamo in grado nel lungo periodo di creare un vantaggio anche economico. Facciamo un esempio. Immaginiamo una riduzione del consumo di antibiotici diretta, quindi da farmaci, che poi spiegherà molto bene il dottor Donzelli, e indiretto, cioè la riduzione del consumo di proteine animali. La prima cosa che possiamo osservare è la modificazione del microbiota, perché gli antibiotici non lotteranno più con il nostro microbiota, non rimarranno resistenti solo quelli più cattivi, ma rimarrà in armonia. Non solo ci sarà una migliore efficienza immunitaria che oramai conosciamo, ma ci sarà anche un migliore comportamento psicoemotivo, perché sappiamo anche che esiste una relazione tra comportamento e salute del microbiota. Allora, non c'è mica solo questo, si riduce chiaramente l'incidenza dell'antibiotico resistenza e anche delle patologie cronico-degenerative. Si migliora la qualità della salute, se c'è più salute, migliora la qualità della vita e quindi migliora la salute sociale. Se migliora la salute sociale, migliora il sistema sanitario e quindi ci sono meno costi. Se ci sono meno, cioè se tutta questa macchina si attiva, in realtà noi avremo anche una minore sofferenza degli animali. Non ci saranno gli allevamenti intensivi che necessitano dell'utilizzo di antibiotici e quindi gli animali avranno anche una migliore qualità di vita. Ma non sarà solo questo, perché come ha detto prima il dottor Miserotti, l'allevamento intensivo determina un grande inquinamento e quindi vuol dire anche migliore salute ambientale, con un minore inquinamento delle acque e della terra. La riflessione finale di questa slide è un po' più ampia. In questa parte della terra moriamo quindi anche per eccessi alimentari e per junk food, per alimenti che non nutrono la salute. Dall'altra parte c'è una parte del mondo che muore di fame. Se riusciamo anche a portare equilibrio all'interno del nostro quotidiano, riusciamo ad allargare questo equilibrio, ad estenderlo, proprio come fa, sapete, presente quando si lancia il sasso nell'acqua che fa queste onde, no? Proprio una serie di onde positive che si diffondono sul pianeta e producono salute anche per coloro che stanno veramente molto male.
Un'altra proposta di Sanus, proprio in linea con quello che vi ho detto, si chiama Sportello Salute. Lo Sportello Salute si propone proprio di affiancare qualsiasi offerta nell'ambito sociale e sanitario con proposte serie che nutrano la salute. Ne abbiamo citate alcune e dice: lo Sportello Salute è un servizio innovativo che fornisce educazione alla salute, al ben vivere, ai corretti stili di vita, cioè al benessere in senso lato, integrando l'esperienza di professionisti delle medicine tradizionali e complementari e valorizzando le loro competenze informative, motivazionali e di empowerment. Ne abbiamo in programma due, uno in un ospedale e l'altro invece in un'altra struttura. Vi daremo dettagli altre volte. Terzo e ultimo ostacolo e terza e ultima strategia, abbiamo visto che è la convenienza economica, che spesso nel medio breve termine non è allineata con coerenza ai principi etici. Che cosa succede? C'è poco dipendenza, c'è meno empowerment, più delega, l'abbiamo già detto molte volte, c'è più vendita di farmaci, c'è una minore qualità della vita, c'è un impatto ambientale più importante, c'è una maggiore spesa pubblica e una minore sostenibilità del sistema sanitario, e ci sono anche più rendite di posizione, quindi pochi che guadagnano molti e quelli piccoli che guadagnano molto poco. Allora possiamo a ribaltare, fare questo cambio di paradigma e vedere che se invece li affianchiamo, allineiamo agli interessi l'etica, abbiamo più empowerment, più responsabilizzazione, abbiamo più sani stili di vita e minore consumo di farmaci, abbiamo più vendita di prodotti etici e sani, che quindi l'economia non crollerà ma verrà solo spostata in una direzione migliore, più prevenzione, più sostenibilità, meno tassazione. Direi che è una buona prospettiva, che è una buona prospettiva che deve essere percorsa, una buona via che deve essere percorsa. Quindi quello che è l'ostacolo è la convenienza non allineata ai principi etici. Questa è una bellissima frase, dice: la convenienza economica che determina molti dei comportamenti degli attori sociali va allineata ai principi etici e ai risultati desiderati, altrimenti crea effetti perversi anche nel campo della salute, purtroppo. Allora la strategia che vi proponiamo è quella degli stili di vita, ormai ve l'ho detto in tutti i modi, e però non solo in linea teorica, ma in linea pratica, cioè veramente, concretamente, che cosa facciamo da oggi? Allora dice, sotto si dice, spesso nelle strategie pubbliche che riguardano la salute manca il riferimento alla promozione di sani stili di vita, e quando viene menzionata rappresenta, a parte rare eccezioni, una dichiarazione molto generica, più in linea di principio che nella linea della pratica. Ma veramente pensiamo, cioè è diffusa, che sia la strategia degli stili di vita sia una minaccia per l'economia. Nel breve periodo cosa stimola? Stimola a consumare meno, o forse meglio, a non consumare certe cose, ma a consumarne delle altre, e in quanto tale viene considerata una minaccia. Pensiamo a tutto quello che sta succedendo adesso con la sugar tax e la plastic tax. Ma proviamo a essere un po' più lungimiranti, a guardare un po' più lontano, e in realtà in questo momento non dobbiamo guardare molto lontano, basta che guardare cosa abbiamo generato ora. Nel lungo periodo riduce drasticamente i costi sanitari e sociali, può essere un toccasana per l'economia e per il mercato, può ridurre la tassazione, può rappresentare un efficace strumento di selezione del mercato che favorisca, e questo è molto importante, quelle imprese che oltre a produrre profitto producono valori e beni comuni e salute per tutta la popolazione. E allora dobbiamo fare questo ragionamento. C'è una relazione tra crescita economica e benessere? Noi abbiamo associato il benessere al PIL fino adesso. Abbiamo continuato a pensare che siamo in salute se il PIL sale. Però il PIL è fatto anche di quando io sto male e acquisisco, compro tutta una serie di farmaci perché sto male, sale il PIL. Se compro una pistola, sale il PIL. Se compro una serie di cose che mi vengono in mente, 12 televisioni in casa, sale il PIL. Ma questo non vuol dire che io sto meglio. È interessante pensare anche a tutta un'altra serie di proposte, che è una proposta legata alla felicità interna, lorda, che è una cosa bellissima. Dice, proviamo a vedere di non, magari non eliminarlo come si fa in ogni cosa, ma associarlo, completarlo con un altro parametro.
Pensiamo al Bhutan e all'indice di felicità lorda e al caso invece italiano del BES, che è stato elaborato dall'Istat peraltro. Ma vi propongo di fare un ragionamento con una nazione molto tenuta in considerazione, che è il Canada. Il Canada cosa ha fatto? Ha messo in relazione il PIL con il PIL. E cosa ha determinato? Guardate, dice, il risultato interessante è stato in particolare l'aver messo a confronto i due indicatori, il prodotto interno lordo e la felicità interna lorda, in un arco temporale ampio dal 94 al 2010, mostrando come ad un aumento di PIL non corrisponde un aumento proporzionale del benessere. Allora è forse giunto il momento proprio di rivalutare il sistema e di integrarlo e completarlo con quegli elementi mancanti, che in questo terzo punto sono sicuramente l'unire l'etica agli interessi economici. Strategie concrete che possono produrre questa cosa. Una delle strategie concrete che vi proponiamo è una proposta di legge regionale per la sperimentazione di un modello che paghi la salute per i diversi attori in sanità. È stata avanzata anni fa dalla Fondazione Lineare Sanità e Salute, noi siamo venuti a conoscenza di questa cosa grazie al dottor Donzelli, e ci sembra che questa proposta, dice, fornisca una base strutturale, siccome è molto tecnica, ve la leggo perché mi viene meglio. Ci sembra che la proposta fornisca una base strutturale per porre davvero la salute al centro degli obiettivi e dell'impegno di chi opera in sanità. Se la produzione di salute sarà la fonte di ricavi e di convenienza per chi lavora in sanità, si possono creare condizioni per una fruttuosa collaborazione con personale con esperienza e risultati nel promuovere la salute, anche afferente alle medicine tradizionali e complementari. Allora, io correndo un po' e un po' agitata, perché prima dell'inizio abbiamo avuto dei problemi, perché come avete visto le slide sono diventate tutte azzurre. E mio marito è giorni che continua a dire che il cielo è sempre più blu e sono diventate blu anche le slide. Stiamo organizzandoci, la prossima volta avremo un sistema che non so bene specificare, che non farà le slide blu. E quindi io ero molto agitata perché mi piace, no? E mi piace molto curarle esteticamente, e quindi vuol dire solo che è ancora più azzurro il cielo. Mi piace chiudere sempre con questo concetto, che l'antibiotico resistenza, come ogni manifestazione, è il prodotto dell'insieme uomo-ambiente, e che se la smettiamo di perseguire il motto terribile del divide ed impera, l'obiettivo sembra avere più potere, se non è la salute al centro, è a chi è più aggressivo, è a chi ingiuria di più. Non c'è un reale confronto, ma c'è una difesa della propria idea, perché non c'è un centro, qualcosa che è comune. Finché difendo i miei poteri, la mia economia, saremo ancora sottoposti alle leggi del divide e impera. Se invece vogliamo cambiare paradigma, veramente dobbiamo porre al centro qualcosa che è un bene comune, che è la vita. E allora saremo in grado di attivare quello che per Salus è il motto, ed è compone e collabora. E con questo vi lascio, ringrazio tutti quanti, passo la parola a Federico e successivamente al dottor Alberto Donzelli. Grazie ancora. Grazie Milena, grazie per questa ispirante relazione sui sani stili di vita. Sono certo che ognuno di voi può cogliere una serie di spunti da questa relazione. Vi invito, nel momento in cui sarà finita la diretta, a riguardare il video, a condividerlo con altre persone e in particolare a mettere una pausa su alcune slide che troverete, perché ci sono veramente tantissimi messaggi che possono sfuggire durante la diretta e che potete ritrovare. La cosa interessante, tra l'altro, che vi invito a fare è andare a vedere i riferimenti. Non vi fidate, tra virgolette, di quel che si dice. Andate a vedere dove sono prese le fonti dei dati. E in ogni slide vedrete che ci sono gli studi citati, perché questo è un lavoro, sono tre professionisti quelli che parlano oggi, che si basano sulle prove scientifiche, oltre che sull'approccio filosofico. E quindi questo è una garanzia di qualità dell'informazione che stiamo portando. E a proposito di garanzia di qualità, il prossimo ed ultimo intervento è il dottor Alberto Donzelli. Alberto Donzelli è un medico esperto di sanità pubblica ed è membro del comitato scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute.
che ha fatto del suo impegno per la promozione della salute una grande testimonianza. È una persona che noi stimiamo molto, una persona preparata, che sta facendo promozione per esempio attraverso le pillole di educazione sanitaria, che potete trovare online sul sito della Fondazione, sia informazione ai cittadini, sia informazione ai propri colleghi medici. Oggi ovviamente parlerà con noi di antibiotico resistenza, parlerà di quanto è grave la situazione a livello europeo, in particolare a livello italiano, perché forse non tutti voi lo sanno, ma l'Italia ha un terzo delle morti di tutta l'Europa per antibiotico resistenza, questo è un dato allarmante. Parlerà di quelle che sono le raccomandazioni che adesso vengono date, di quali possono essere le correzioni e integrazioni rispetto a queste raccomandazioni nelle campagne di contrasto all'antibiotico resistenza. Parlerà di quelle che sono le situazioni in cui l'antibiotico può essere evitato sulla base di prove scientifiche. Quindi darà informazioni preziosissime e utili per ciascuno di voi, sia per, come diciamo, la vita quotidiana, per quello che voi vivete normalmente e che magari non sapete quali sono le conseguenze di queste azioni, per esempio nell'uso di antibiotici, ma anche indicazioni molto interessanti per le organizzazioni che si occupano di promozione della salute e di sanità pubblica e che possono riuscire ad integrare e a migliorare la comunicazione nei confronti dei cittadini. Ma adesso lascio la parola al dottor Alberto Donzelli. Buonasera, parlerò di antibiotico resistenza tra consumismo sanitario, ambiente, stile di vita e una comunicazione che troviamo un po' poco incisiva per riuscire veramente a superare il problema delle resistenze antibiotiche in Italia. Io come esperto di sanità pubblica lavoro gratuitamente, non ho conflitti di interesse da dichiarare, sono membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute che si regge sul lavoro volontario e gratuito di consiglio direttivo, comitato scientifico, autori delle pubblicazioni e ci piace dire di verificarci se come noi siamo convinti, non abbiamo conflitto, bensì allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale e con la salute della comunità dei cittadini. In questa relazione si fa una breve parentesi all'inizio su Covid-19 che riprende alcune cose che servono però anche per il discorso delle antibiotico resistenze. Si parlerà delle gravi conseguenze generali delle antibiotico resistenze che sono presenti in Italia e in Europa, dei consumi europei di antibiotici a confronto, con riferimento all'Eurobarometro nella versione 2018 che mostra alcune gravi criticità che ci riguardano, approcci basati sulle prove a condizioni comuni nelle cure primarie che sono associate abitualmente a terapie antibiotiche, la campagna sulle antibiotico resistenze rivolte ai cittadini da parte della ICDC europea e la campagna AIFA e che cosa manca in quella che era la pregressa campagna AIFA. Se si usano antibiotici, quanto a lungo, e questa è veramente una novità importante su cui attirare l'attenzione, e finire rapidamente con antibiotici negli allevamenti intensivi e le antibiotico resistenze nei prodotti di un'agricoltura non biologica versus agricoltura biologica e che cosa possono fare i medici cittadini anche per quest'ultimo aspetto. Allora, i messaggi pubblici ricorrenti da cui siamo raggiunti quotidianamente sono: state a casa, tenete almeno un metro, adesso si tende anche ad aumentare giustamente questo distanziamento fisico, lavare le mani, niente panico, siamo un grande paese, state a casa. Ecco, però fidatevi che troveremo il vaccino. Però oltre a tutto questo, ok, ma che cosa altro può fare la popolazione? Perché un motivo di ansia e frustrazione deriva dal senso di impotenza.
cioè è doverosa l'adesione al distanziamento fisico, ma se uno non pensa di poter fare nient'altro che affidarsi, star fermo e sperare, si frustra e viene preso da un'ansia più forte. Se invece si sa, si comprende che con questo, come con la stragrande maggioranza, se non tutti i germi patogeni, chiunque può mettere in atto azioni chiave per difendersi, si è indubbiamente molto empowered. Allora, un'infezione, avevamo visto anche l'altra volta, non significa malattia. Una piccola digressione, non è che noi dobbiamo pensare di incontrare sfortunatamente il virus del SARS-CoV-2 e quando lo incontriamo si scatena una malattia grave sempre. I virus in generale sono estremamente diffusi, non solo sulla terra, negli oceani, ma anche in tutte le piante, gli animali, i batteri e nel corpo umano. Si calcola che noi abbiamo 10 quadrilioni di cellule nel corpo umano. Bene, i batteri sono almeno 10 volte tanto, almeno 100 quadrilioni, quadrilioni sono miliardi di miliardi. E i virus che noi ci portiamo addosso sono un ordine di grandezza superiore rispetto a quello dei batteri. Quindi di virus siamo pieni nelle nostre cellule, nel nostro corredo genetico ci sono dei resti di virus che si sono integrati nel nostro DNA e abbiamo i batteri che popolano le nostre superfici settiche e l'intestino, che sono a loro volta pieni di virus. I virus che cacciano i batteri si chiamano batteriofagi si è elaborata una teoria, un punto di vista che ci consente di vedere le cose in altro modo. Noi abbiamo il sistema immunitario che è regolato e modulato dai batteri del nostro intestino e con questo sistema immunitario e con la produzione di citochine tengono a bada i virus che sono i cacciatori di questi batteri. I batteriofagi sono dei virus che si moltiplicano all'interno delle cellule batteriche che sono le prede di questi virus. Però a loro volta i batteri, regolando il sistema immunitario, fanno un servizio oltre che a noi a se stessi, mantenendo l'ambiente in equilibrio. E i virus non sono inutili, i batteriofagi a loro volta, perché anche quando ci sono delle disbiosi batteriche, una eccessiva produzione, cioè invasione da parte di alcuni ceppi e non altri, i batteriofagi esercitano un ruolo nel tenere regolato l'ecosistema da questa proliferazione incontrollata di batteri. Quindi è un sistema che in condizioni di equilibrio è stabile e va pensato in modo più complesso, proprio come un ecosistema da preservare. Quindi quando il virus ci incontra dipende molto dalla carica, la dose infettante deve essere sufficiente per produrre una stessa infezione e una malattia. Ci sono condizioni ambientali favorevoli o no a questa carica? Il distanziamento sociale, se è fisico, serve per ridurre la carica infettante. E poi il nostro organismo è suscettibile o no all'infezione, quindi noi dobbiamo lavorare anche su quello che è il nostro terreno per potenziare le nostre difese e mantenere questo equilibrio dinamico. La omeostasi non è stare come in una posizione yoga staticamente, è una continua azione di difesa, reazione e azione nei confronti degli stimoli ambientali e dobbiamo lavorare perché noi siamo sempre in buone condizioni per poter esercitare un'adeguata reazione. La maggioranza degli incontri con i germi e delle infezioni non comporta una malattia, come abbiamo visto. Quindi la carica microbica è molto importante, c'è carica
e carica, ci sono cariche purtroppo a cui anche un terreno ben preparato non riesce a resistere, ma delle misure che ci stanno chiedendo di mettere in atto servono sicuramente a questo scopo, a ridurre la carica. Io mi cruccio un po' perché un messaggio invece che avevo dato l'altra volta e lo ripeto perché invece è molto importante, non viene sufficientemente recepito. I rubinetti, quando io dico le manopole del rubinetto sono un problema, molti, anche chi assisteva la volta scorsa, una persona mi ha detto, ma sì, certo, i rubinetti, i pulsanti degli ascensori, le mani, non è la stessa cosa, non è che uno quando ha le mani sporche mette la mano sulla maniglia. Quando ha le mani sporche, perché ci ha tossito sopra, perché ha starnutito, perché ha contattato delle superfici contaminate, perché è andato in bagno, al gabinetto, si lava le mani mettendo le mani sul rubinetto. Se questo è a manopola, girandolo, ci deposita le tracce potenzialmente infettanti. Quando ha finito di lavarsi le mani, se le riprende chiudendo il rubinetto, e quindi dovrebbe fare questa operazione in attesa di sostituire questa manopola con due fogli di carta igienica. Ecco. Se invece ha la leva, l'importante è non impugnarla. In genere molte manopole sono state giustamente sostituite con le leve corte e queste vanno azionate con chiuse con il taglio della mano. Ecco, perché il taglio della mano, il dorso, non è così importante da lavare come le dita, la punta delle dita, perché uno non si mette in bocca il dorso della mano. E però è importante sapere come utilizzare la chiusura. Parliamo di terreno, di carica di germi patogeni. Immaginiamo una savana devastata dagli incendi in cui i batteri residenti che difendono il territorio sono stati impoveriti dalle fiamme e i predatori, se in carica in numero sufficiente, possono diventare estremamente dannosi, ma se i predatori, che sono equiparati nella metafora ai germi patogeni, non sono troppo numerosi e le difese nostre sono rigenerate e potenziate da stili di vita salutari, e che è un meccanismo di difesa nei confronti delle infezioni che è molto utile in fase iniziale, quando si consideri che nel corso dell'evoluzione è stato preservato questo fondamentale meccanismo proprio per il suo valore biologico. E aiuta anche l'infiammazione acuta, aiuta quella risposta infiammatoria abile che serve per contrastare i microbi e che serve anche per contrastare i virus. Nella fase iniziale andrebbe rispettata, e purtroppo solo quando una situazione sta evolvendo drammaticamente e parte una febbrona e una tempesta infiammatoria troppo elevata che arriva il momento di utilizzare altre risorse, ma si è visto in una miriade di esperimenti su animali che quando si blocca all'inizio di una infezione la risposta della febbre e dell'infiammazione, le conseguenze sono gravi. Quindi almeno fino a prova contraria da acquisire con priorità, nella prima fase di infezione in genere andrebbe rispettata. E adesso parliamo delle misure strategiche che ciascuno dovrebbe poter attuare. Come diceva nell'arte della guerra Sun Tzu, la battaglia si vince prima di combatterla, preparando bene il terreno dove avverrà questo scontro. Non mi soffermo, però abbiamo detto, cereali integrali ricchi di fibra non servono solo nei confronti della mortalità generale con una potenza che nessun farmaco somministrato all'intera popolazione potrebbe offrire come beneficio, ma anche nei confronti della mortalità da malattie infettive. Il discorso delle noci, della porzione quotidiana di noci, che non solo riduce in maniera importante la mortalità totale, associata con una riduzione importante della mortalità totale, ma può avere un ruolo importante anche nel ridurre la mortalità da malattie infettive. Frutta e verdura, l'abbiamo già detto. Per il fatto che questa ricerca riguarda
più di 500.000 di pensionati americani, cioè proprio i soggetti in quell'età che hanno le maggiori conseguenze, i maggiori problemi se si parte di un'infezione grave da Covid-19. È interessante vedere quali sono le reazioni non favorevoli proprio per lo stato infiammatorio che genera il consumo di carni rosse e lavorate. La mortalità per tutte le cause aumenta intorno al 20%, un po' meno sicuramente in Europa, poi la vediamo, probabilmente perché le nostre carni sono meno trattate rispetto a quelle degli Stati Uniti anche nella fase di allevamento. Però si riducono anche in maniera marcatissima dell'80% le mortalità respiratorie, che sono molto pertinenti a quello che ci sta spaventando in questo momento, e le mortalità da infezioni, che all'interno delle respiratorie, che sono anche la bronchite cronica, ovviamente l'enfisema, anche le infezioni giocano un ruolo per le respiratorie e in generale per la mortalità da infezioni, che si riduce in maniera marcata, come pure quella correlata a costituenti specifici della carne rossa e lavorata, come il ferro N e i nitrati e nitriti della carne lavorata. Come vedete, tutte le cause di morte ne hanno dei benefici e quelle di morte da fegato dei benefici ancora più marcati. L'attività fisica, ecco, abbiamo detto, non serve niente di eroico, qualcosa che sia alla portata anche di soggetti in età avanzata. Se non è il jogging leggero, la camminata, se non è la camminata veloce, il passeggio. Il meglio è assolutamente nemico del bene, anche perché poi il bene, come vedete, la minor mortalità sia proprio con il jogging leggero, quindi delle persone di mezza età possono solo pensare che va bene il loro passo qualunque esso sia, ma anche la camminata è formidabile per aumentare la resistenza nei confronti di tantissime patologie e riduce il rischio di infezioni a partire dal raffreddore. Oggi è uscito un comunicato stampa delle associazioni che afferiscono alla rete Sostenibilità e Salute, che la proposta di iniziare a ragionare costruttivamente sull'esercizio fisico e attività all'aperto in relazione al coronavirus è stata abbinata a una pillola di educazione sanitaria che vi consiglio di visionare sulla attività motoria. Qui, come vedete, è uno studio di un'importanza enorme, perché è stato fatto uno studio di coorte negli Stati Uniti, agganciando alla mortalità quelli che 15 anni fa avevano indossato per tutta una settimana degli accelerometri che misuravano i loro passi o equivalenti di un passo nel corso della giornata, compresa la sera, quindi più di quello che si vede con i nostri cellulari, perché lo indossavano per 14 ore e mezzo in media al giorno. Vedete che con 8.000 passi, con 10.000 passi, che non sono così eroici perché includono anche i piccoli spostamenti a casa quando uno ha tolto il cellulare, non registra più questi movimenti, il metodo normale di molti cellulari, si vede che c'è una riduzione straordinaria della mortalità a tutte le età, nei giovani, negli adulti e negli anziani. E non occorre niente di eroico, dicevo, vedete che già con 10 minuti al giorno, quindi entro un'ora alla settimana di movimento, c'è una riduzione significativa della mortalità totale, e aumentando un po' questa attività, ma sempre tra i 10 minuti al giorno e i 25, è in una situazione di riduzione marcata della mortalità, con il meglio che è sicuramente nemico del bene. L'importante è, per non collidere
con le precauzioni sul distanziamento fisico, abbiamo ripreso un hashtag che io sto a 3 metri, se una persona vuol fare un jogging leggero, stia un po' più distanziato dagli altri, sua preoccupazione, lo può fare più facilmente il pedone e chi va in automobile che può senza responsabilità trovarsi con qualcuno che gli arriva addosso. Se uno cammina a piedi o anche fa un jogging leggero, se vede qualcuno che si sta avvicinando, può più facilmente scantonare e non mettersi nella scia di uno che corre. Naturalmente ci sono altre cose importanti, senza ripercorrerle tutte, il discorso del fumo, che da solo è la principale causa di invalidità e morte in Italia, e la novità sull'inquinamento atmosferico. Non solo questi morti che sono qua indicati nella tabella nell'era pre-Covid-19, ma uno studio dell'Università di Harvard negli Stati Uniti ha mostrato che su tutta la popolazione USA c'è un'associazione estremamente importante del particolato fine, il PM2,5, con la mortalità da Covid-19. Addirittura basta ogni microgrammo in più di particolato fine, aumenta del 15% significativo la mortalità nelle infezioni da Covid-19. E questo può purtroppo prendere ragione di una parte degli eccessi che stiamo vedendo in Pianura Padana e a cui si dovrà mettere rimedio. Quindi, come considerazioni conclusive, che cosa posso fare? Posso mettere in atto delle azioni chiave per ridurre la carica infettante, per potenziare le nostre difese con stili di vita salutari, che è la cosa principale, spesso più potenti dei farmaci nei confronti in generale delle infezioni, e se si manifestano malattie infettive respiratorie, fino a prova contraria, salvo decisioni diverse di competenza dei clinici al momento giusto, rispettare inizialmente la febbre. Allora, sugli antibiotici, il discorso della cartina europea ci fa vedere che i colori più brutti purtroppo ce li abbiamo in Italia, in Grecia e in Romania. Questo è lo studio di The Lancet che ha citato prima Milena Simeoni. Noi abbiamo un terzo della mortalità dell'intera Unione Europea, 33.000 morti, noi ne abbiamo poco meno di 11.000 nell'ultimo anno in cui sono stati stimati in Italia. Prima di parlare specificamente di antibiotici e di quali accorgimenti utilizzare per evitare di usarli impropriamente, fatemene dire una su una condizione che determina un importante aumento delle resistenze microbiche e che con estrema leggerezza noi stiamo disseminando: l'uso di inibitori della pompa protonica, che toglie l'acidità gastrica e crea una serie di problemi, tra gli altri quello dell'aumento, che è stato stimato intorno al 75%, per enterobatteri multiresistenti e enterococchi resistenti alla vancomicina, che quando si dice vancomicina è l'ultima spiaggia nei confronti delle gravissime enteriti da Clostridium difficile. Quindi noi, con l'uso e l'abuso di questi farmaci, invece di cercare di andare a vedere le cause legate all'obesità, all'alimentazione scorretta, alla mancanza di attività fisica, una serie di cause che nelle pillole di educazione sanitaria abbiamo richiamato lungamente, si prende con leggerezza questi farmaci, che questo è solo l'ultimo dei problemi che si sono aggiunti alla lista, che sono dei problemi che sono dati dall'uso disinvolto e probabilmente 10 volte più alto del necessario di questi inibitori della pompa protonica. Questi sono i dati dell'ICDC, dell'EFSA e dell'EMA, i tre massimi organismi europei che si occupano di infezioni, di alimentazione e di farmaci, e dimostrano quello che si era detto, che l'Italia è sempre sul podio. Vedete che per quanto riguarda la quantità di antibiotici usati sulla massa umana,
l'Italia e la Francia sono superate soltanto dalla Romania e superano tutti gli altri paesi. Per quanto riguarda invece la quantità di antibiotici nella massa animale da allevamento, l'Italia è superata soltanto dalla Spagna e da Cipro e supera tutti gli altri paesi europei. Per rimediare a questa situazione, questa pillola per medici, avevamo considerato la situazione che un europeo su tre ha assunto antibiotici con Eurobarometro 2018. L'uso minore si è verificato in Svezia e in Olanda con il 20-21%, in Italia il 47% era il livello massimo di consumo tra gli utilizzatori italiani, anche se in lieve flessione rispetto all'analisi 2016 di Eurobarometro. E chi era meno istruito e aveva più problemi economici e di occupazione aveva più consumo antibiotico. Da chi li ha ricevuti? Dal medico. E li ha ricevuti non solo in Italia, anche in Europa. Sono i medici che li prescrivono e quindi il cosiddetto fai da te quasi non c'è. Nel senso che se non è il medico, è il farmacista senza prescrizione medica o è l'uso di antibiotici che sono avanzati in casa, ma anche in questo caso spesso sulla base di un consiglio medico all'interno di una cerchia. Per cui per quali motivi sono stati utilizzati questi antibiotici? I motivi principali in Italia sono tre motivi impropri, come vedete: la bronchite e la tosse, che poi si ha in genere in caso di bronchite, l'influenza e la febbre, condizioni virali in cui, nella stragrande maggioranza dei casi, in cui non è appropriato prevedere l'uso di antibiotici, che in Italia è superiore rispetto alla media europea. In Italia si fanno anche tendenzialmente meno esami del sangue per cercare la PCR, la proteina C-reattiva, che consentirebbe di distinguere, poi lo vediamo, con la copertura anche medico-legale, perché lo raccomanda anche l'OMS, di distinguere una polmonite batterica da una polmonite virale con buona approssimazione e quindi evitare in tutte quelle virali l'uso intempestivo e improprio di antibiotici. Purtroppo i medici italiani sono poco propensi a utilizzare questi test o il tampone faringeo per vedere se c'è lo streptococco betemolitico e fare un trattamento antibiotico per un mal di gola, e questo è un peccato. Ecco, vediamo anche che ci sono opinioni molto inaccurate tuttora, anche nel 2018, nella popolazione italiana, due italiani su tre continuano a ritenere che gli antibiotici uccidano i virus. In realtà, per raffreddore, influenza, sindrome influenzali, bronchite e tosse, sono tipicamente malattie virali che non richiedono antibiotici, si limitano di regola da sole e guariscono senza terapie specifiche. Questo vale anche per il mal di gola, l'otite e la sinusite, in cui in una minoranza di casi può essere meno insensato utilizzare antibiotici. Dove la popolazione si è già convinta che ci sia necessità di risparmiare antibiotici, si può evitare di utilizzarli. In una situazione di transizione si può usare più spesso la cosiddetta prescrizione differita, si consegna al paziente una ricetta compilata, ma si dice solo se c'è peggioramento o in assenza di miglioramento nel tempo che il medico gli dice, prendi il farmaco in farmacia e comincia il trattamento. Una rassegna degli studi più validi ha mostrato che questo riduce in maniera molto marcata l'utilizzo di antibiotici successivo. Qui si vede, si riduce di 3 volte nell'otite media, è un motivo di più per evitare di assumere antibiotici nei primi giorni
di un'otite media e aspettare di vedere se migliora, è questa notizia che vi do. Negli anni successivi all'uso di antibiotici c'è una maggior frequenza di recidive, 2,5 volte in più di otiti nei pazienti che hanno utilizzato antibiotici nella prima. Quindi non resistere ovviamente oltre la terza giornata, quando il medico dice di prenderli, si prendono, ma il primo tentativo, se la condizione non è grave, è quello di cercare di lasciare la guarigione spontanea, che è piuttosto frequente. Ecco, nel dubbio che si tratti di polmonite, le linee guida del NICE, l'Istituto dell'Eccellenza Clinica Britannico, ci danno delle indicazioni. Si fa la PCR, che se il medico si mette d'accordo con il laboratorio, la risposta si ha in 1 o 2 ore telefonica al paziente, che il medico ha già istruito su cosa fare. Se la risposta è meno di 20 mg per litro, la terapia antibiotica nel caso anche di un sospetto che necessiti distinzione tra polmonite e bronchite, il medico ha già dato la ricetta, però il paziente non la usa perché è una situazione che depone per una bronchite virale. Se la PCR è tra 20 e 100, è il caso di rinviare e vedere se i sintomi peggiorano, comunque rifare la PCR. Se è sopra 100, partire subito con la terapia antibiotica. Qui ci sono dei messaggi dell'ICDC, in questo caso sono corretti, non sempre lo sono. Vediamo cosa c'è di corretto, che danno un'idea realistica della durata, che è molto maggiore di quanto non pensi abitualmente la gente, di situazioni assolutamente comuni. Dice: il raffreddore può durare circa 2 settimane e può terminare con una tosse e con catarro. Ecco, quindi se dura più di 3 settimane e ti manca il respiro o hai dolore al petto, rivolgiti al medico. Anticipa di non aspettarsi, quando ci si rivolge al medico, la prescrizione di antibiotici, non condizionare il medico, non spingerlo a fare qualcosa di cui non sia convinto, e chiarisce che non solo il raffreddore, ma anche la maggior parte delle tosse e dei mal di gola sono da virus. Allora, la campagna dell'AIFA, adesso c'è una nuova direzione e c'è da sperare che renda più incisiva questa campagna, perché si basava su 3 messaggi. Il primo: gli antibiotici vanno usati solo quando è necessario, ma è una formula vaga, dietro prescrizione medica. Abbiamo visto che è il medico che li prescrive quasi sempre, osservando scrupolosamente dosi e durata, su questo torniamo. Quindi è una formulazione che non promuove l'empowerment e non promuove dei processi decisionali condivisi e sulla base di informazioni, rende gli assistiti passivi e li spinge a deleghe incondizionate. I dati dell'Eurobarometro avevano mostrato che la maggior parte degli antibiotici viene prescritta dal medico, quindi non è il caso di spingere il medico a prescriverli. La seconda: gli antibiotici non curano malattie virali, raffreddore, influenza, altre infezioni virali e respiratorie vanno attentamente valutate dal medico, che è il solo in grado di stabilire se è un'infezione virale o batterica. Purtroppo non è sempre così, anzi spesso non c'è la possibilità di stabilire con certezza, però ci sono dei criteri orientativi e la prima cosa è dare questi criteri orientativi già alle persone, vediamo tra poco. E naturalmente accompagnare anche con iniziative formative indipendenti da marketing commerciale i medici e dire che per smorzare il timore di rivalse, l'onere della prova deve stare non al medico, fare medicina difensiva per provare ad aver fatto la cosa giusta, e il medico deve tenere presente che la ricerca ha chiarito che molti medici sovrastimano l'aspettativa di antibiotici per dare soddisfazione al paziente. In realtà la soddisfazione del paziente è molto legata al fatto che il medico rassicuri e dia delle spiegazioni. Un'efficace educazione sanitaria anche scritta, riportata per esempio in strumenti come questi, che gli assistiti dovrebbero guardare con rispetto e gratitudine il medico che non prescrive antibiotici subito, ma
e cerca di informare e dare una spiegazione motivata. Queste sono, per esempio, delle pillole di educazione sanitaria, le mini pillole, una nuova linea ancora più friendly, ancora più colorata, più ricca di immagini, e spero che voi teniate conto che per dare una informazione indipendente è anche utile sostenere queste iniziative, e quindi mi auguro che aumentino gli abbonamenti a queste pubblicazioni nel nostro sito. Terzo messaggio dell'AIFA: usare bene gli antibiotici è una responsabilità del singolo nei confronti della salute. Per avere sempre efficaci farmaci a disposizione è una responsabilità collettiva per la salute della collettività. È giusto, però non è così incisivo, a basso impatto emotivo, è una comunicazione abbastanza grigia, perché che cosa dovrebbe invece essere chiarito? Che cosa una persona e i suoi cari hanno da guadagnare dal fatto di utilizzare gli antibiotici in misura più frugale e più appropriata? E dire già loro quando di regola non servono, lasciando al medico di stabilire l'eventuale eccezione. Quindi speriamo nella nuova direzione AIFA, e di nuovo, il problema principale non è lasciarsi sfuggire la rara infezione delle vie aeree superiori o la bronchite che richiederebbero antibiotici. È evitare l'uso eccessivo, e quindi sarebbe meglio dire: per le comuni infezioni respiratorie, raffreddore, rinosinusite, tosse, bronchite, sindrome influenzale, profilassi dentistica, quando si va dal dentista, e prendere prima gli antibiotici anche quando non si hanno patologie cardiache, protesi valvolari. Di regola gli antibiotici sono inutili, espongono a rischi presenti e futuri non solo la collettività, ma tu e i tuoi cari e gli anziani che vivono con te, i bambini che tu hai di più caro. E quindi la norma è evitarli e lasciare all'autonomia, all'autorità del medico, decidere l'eccezione a questa che è la norma e cui tu devi essere già preparato. Oltre a intensificare l'informazione, essere grati ai medici che adottano questo atteggiamento invece di minacciarli di ricusazione se fanno una legittima resistenza alla prescrizione facile. Ci sono luoghi comuni, irrilevanti o superati sugli antibiotici, che vanno rapidamente passati in rassegna, a buttare via le confezioni scadute. Certo, non è un invito a tenersi le confezioni scadute, ma non è la cosa più importante, e poi restano attivi quasi tutti i farmaci abbastanza a lungo anche dopo la data formale di scadenza. Quindi non è su quello che bisogna concentrarsi. Sul fai da te abbiamo visto che non è un problema grosso in Italia, certo che non vale il fai da te, non usare gli antibiotici avanzati, ma perché no, se è il medico che ti dice, perché devi buttarli via? Tienili, alla successiva occasione dici al medico se ritieni di usarli, o ancora un po' di amoxicillina la posso utilizzare, comincia con quella. Usarli solo, e poi prendi quello che ti prescrivo, usarli solo quanto servono, una bella forza, non è molto empowering, solo per pazienti a rischio di estensione alle vie aeree inferiori. Io sono a rischio, e tutti voi siete a rischio di bronchite, che è vie aeree inferiori, ma chi non lo è? Ma un messaggio dato in questi termini è come non darlo, cioè vale, è una scorciatoia per chiunque voglia continuare a prescriverli a destra e a mano. Usarli solo per malattie batteriche, bella forza, e l'abbiamo visto, solo il medico sa stabilire, non è sempre così, assumerli assolutamente per tutto il periodo indicato, se no insorgono le resistenze. Allora su questo bisogna invece ricordare che alla gran parte dei pazienti con sistema immunitario efficiente, se il medico ritiene che ci sia bisogno di antibiotici, bastano delle terapie brevi. Quanto brevi, in genere più brevi di quello che si ritiene, se c'è un miglioramento evidente bisogna ritornare dal medico, richiedere al medico se è il caso di proseguire e lasciare decidere insieme se ci si può eventualmente fermare. Gli antibiotici non servono per sterilizzarci, non potremmo sterilizzarci, e guai se lo facessimo.
Gli antibiotici servono per darci una mano quando un'infezione sta prendendo il sopravvento, ma il lavoro lo dobbiamo finire noi, è il nostro organismo che finisce il lavoro, non sono gli antibiotici. In genere la ricerca anche nella polmonite non ha dimostrato che cicli di antibiotici più lunghi portino a benefici maggiori. Si associano sicuramente a maggiori problemi e maggiori effetti avversi, ma da come vedete in questa, che è solo l'ultima di una serie di importanti ricerche randomizzate, addirittura con il trattamento di 5 giorni per la polmonite si sono avuti risultati migliori rispetto a trattamenti di 10 giorni per polmoniti ricoverate, purché la temperatura corporea da 2 giorni fosse scesa sotto 37,8, cioè sostanzialmente non ci fosse più la febbre e i segni vitali, i segni clinici dessero segni di stabilità dei segni vitali. Ecco, quindi in questi casi è stato considerato corretto ridurre il trattamento antibiotico. Serve un modo di pensare diverso. La vecchia concezione che bisogna finire gli antibiotici anche quando i sintomi sono risolti non è più valida. Se i sintomi sono risolti bisogna interrogare di nuovo il medico e insieme a lui prendere l'eventuale decisione di sospensione anticipata, perché con sistema immunitario efficiente il trattamento con antibiotici richiesto è minore in genere di quello che si ritiene. È normale nel caso della polmonite che i sintomi persistano a lungo, non la febbre, ma la debilitazione anche dopo che la polmonite è guarita, è il normale decorso. Ma non è solo il caso della polmonite, qui vi elenco una serie di ricerche randomizzate in cui si è visto che un trattamento breve, quando lo si è testato con un trattamento più lungo, funzionava meglio. Questo per le polmoniti acquisite in comunità, per le infezioni intraaddominali, cito anche l'anno di pubblicazione di ogni trial randomizzato, le infezioni della pelle e tessuti molli, la pielonefrite, che sono le infezioni del bacinetto renale, le infezioni urinarie maschili non complicate, batteriemie da gram negativi, artrite settica, sinusite, profilassi chirurgica. Ogni giorno conta. Quindi se c'è la possibilità di intesa con il medico di interrompere un giorno prima, va praticata. Quindi no, i cicli più brevi sono pericolosi perché fanno insorgere le resistenze. Cambiare punto di vista. Il punto di vista deve essere: mi rivolgo al medico, se il paziente sta meglio, valuto insieme a lui se smettere uno o qualche giorno prima. Quindi, ribadito in tutte le salse, per finire, è il problema emergente della resistenza a antibiotici per uso zootecnico, è un problema frequentissimo, come si è detto, negli allevamenti intensivi. Peggio del peggio se gli animali sono costretti all'interno di gabbie, si ammalano moltissimo e si danno antibiotici per cercare di contrastare queste infezioni, o addirittura in paesi che lo consentano tuttora, per favorire la crescita degli animali. Guardate qui, neanche tanto recenti, nel 2011 già le percentuali in campione nei supermercati di tacchino, di maiale, di manzo, piuttosto che di pollo, queste erano le percentuali di enterococco fecale multiresistente trovate. L'associazione tra cardiomortalità per causa, questa è la situazione italiana, non è drammatica come quella che abbiamo visto negli Stati Uniti. Per la carne rossa c'è una tendenza all'aumento che però non raggiunge la significatività, che invece purtroppo è raggiunta e varcata per quasi tutte le cause di morte dalla carne trasformata. Questo è il grande studio EPIC a cui partecipano 10 paesi europei, tra cui l'Italia. E queste infine le raccomandazioni della Commissione per il rapporto IT per cosa mangiare per la sostenibilità sanitaria e ambientale. Sono Walter Willetta, che vedete, Marco Springman e Murray, Christopher Murray. E questa Commissione ha detto che la produzione di cibo è un determinante maggiore dei cambiamenti ambientali globali, per il clima, per la perdita di biodiversità, consumo d'acqua,
interferenza con i cicli dell'azoto e del fosforo, degrado del suolo, inquinamento chimico, e alla fine raccomanda i vari cibi e le quantità. E volevo attirare l'attenzione su quel beef and lamb and pork, 7 grammi al giorno. È chiaro che uno sta a mangiare 7 grammi di manzo, 7 grammi di maiale. Questo significa che per mangiarsi una bistecca da 140 grammi, uno ne mangia una ogni 2 settimane, e o mangia quella di maiale o mangia quella di manzo. Gli altri alimenti salutari che sono descritti in quantità invece ben diverse sono indicati nel rapporto EAT. E ultimo, i prodotti biologici rispetto ai convenzionali ed agricoltura convenzionale, anche rispetto agli antibiotici, hanno mostrato dei vantaggi. Voi vedete che in prodotti biologici la presenza di batteri resistenti a 3 o più antibiotici è minore. RD0 è la linea dell'indifferenza. Quello che vedete a sinistra vuol dire che c'è una riduzione di carico di batteri resistenti a più antibiotici. E per l'ampicillina, che è uno dei più comuni antibiotici per uso umano, è ancora più evidente il vantaggio dell'agricoltura biologica. Questa l'avevamo già vista, l'impronta di carbonio, che è il gas a effetto serra più preoccupante, è 50 volte maggiore nella carne bovina, per un chilo di carne bovina confrontato con un chilo di frutta, ma anche confrontato con lo yogurt, i legumi, la pasta, è almeno da 10 a 15 volte più impattante per l'effetto serra, ancor più per quanto riguarda il consumo di acqua. E questa è una buona notizia, un allevamento che certo non fa onore perché è così intensivo di polli, però sta virando con il consumo, l'utilizzo al posto di antibiotici, sta prendendo piede quello di acidi grassi a catena corta, che ottengono un effetto estremamente interessante e alternativo a quello degli antibiotici. Questa è la capacità della terra di rigenerare le risorse, assorbire le emissioni in metri quadri globali per chilo di alimento o litro di alimento, e di nuovo in vetta tutto c'è la carne bovina e i consumi più rispettosi della capacità di ridurre l'impronta ecologica sono i vegetali, anche quelli che sarebbero in grado, mescolati opportunamente, cereali, legumi, yogurt, di rimpiazzare la carne. Allora, la carne, per concludere, è una delle cose che i medici è giusto che richiamino per contrastare questi diversi problemi. La salute, che rischia di essere minacciata dal consumo eccessivo di carne, la guerra per approvvigionarsi di acqua, l'oro azzurro del prossimo futuro, che crea tensioni internazionali dove scarseggia, il buco dell'ozono, l'obesità, perché paradossalmente non è la giornata di oggi, ma la carne è associata nel medio-lungo periodo anche a un aumento del tutto paradossale del peso corporeo, e la desertificazione del territorio per disboscamento, per fare pascoli, l'agricoltura intensiva, e l'etica per finire. Quindi mi piace concludere con una frase del presidente dei Medici per l'Ambiente Nazionale dell'ISDE Italia, che dice che una drastica riduzione dei consumi mondiali di carne, e anche italiani, già che noi stiamo parlando a italiani, può concorrere a risolvere tutti questi problemi prioritari, questi 6 ordini di problemi, e è giusto che lo si dica anche come medici. Vi ringrazio. Grazie ad Alberto Donzelli per questa preziosa relazione. Ci sono una serie di spunti interessanti di quello che ha detto Alberto che vorrei recuperare. In particolare uno spunto è per esempio il ruolo che hanno gli allevamenti intensivi nel generare antibiotico resistenza. Spesso non ci pensiamo.
Chi ha fatto già un cambio di alimentazione, passato a un'alimentazione vegetariana o vegana, ha più in mente di qual è l'impatto degli allevamenti intensivi sull'ambiente, sulla propria salute, eccetera. Ma generalmente, tendenzialmente, questo tema non viene trattato. È importante sapere invece che l'antibiotico resistenza è nutrita grandemente da allevamenti intensivi. L'altro dato interessante è quello rispetto alle prescrizioni di antibiotici. Molte campagne, per esempio, dicono non usate antibiotici se non è necessario. In realtà, il dato che ha portato Alberto dice che la prevalenza delle prescrizioni di antibiotici arriva da medici, non da autoconsumo, e quindi c'è da fare informazione con i medici rispetto a quando è importante dare antibiotici. C'è da fare un lavoro interessante su questo fronte. Questi due spunti, per esempio, noi li abbiamo raccolti insieme ad altri e abbiamo creato una proposta da portare in Commissione europea che preveda un'integrazione all'action plan europeo sull'antibiotico resistenza. Un action plan che possa essere fondato su sani stili di vita, fondato su scelte quotidiane, personali e ovviamente su interventi per esempio sulla filiera alimentare o interventi per esempio sulle linee guida per i medici di famiglia, eccetera eccetera. Come portiamo questa proposta in Commissione europea? La portiamo nel modo che indicava l'onorevole Leonora Evi, con uno strumento di partecipazione fondamentale che va usato, che è l'iniziativa dei cittadini europei. È una raccolta firme che si fa su scala europea, si devono raggiungere almeno 1 milione di firme, con un quesito molto sintetico che abbiamo già elaborato, e portare poi in commissione questa proposta legislativa sostenuta dai cittadini. Questa è un'iniziativa, come viene chiamata in gergo, bottom up, quindi dal basso verso l'alto, una proposta che i cittadini fanno direttamente alla commissione e che la commissione deve tenere conto e poi esprimersi con un parere, una modifica della legislazione, eccetera. Ecco, questa è un'iniziativa delle tante che stiamo portando avanti, che presenteremo nei prossimi mesi, e per noi è fondamentale riuscire a raggiungere più persone possibile. È per questo che la rete Salus, come vedrete nelle slide, ha fatto tante attività. Vedete che ci sono eventi pubblici che abbiamo fatto a Bruxelles, Strasburgo, in Italia. Ci sono sperimentazioni, ci sono progetti di ricerca, ci sono iniziative legislative che abbiamo portato avanti e che abbiamo in programma, perché adesso facciamo vedere anche un'altra slide di quello che stiamo programmando per i prossimi mesi. Quindi c'è tanta carne al fuoco, c'è la possibilità di fare, di partecipare a questo cambiamento. La rete europea Salus è una rete aperta, è una rete che sta cercando sostegno da più organizzazioni possibili, quindi se tu fai parte di un'organizzazione che può essere interessata, ti prego scrivici. Ti manderò tutte le informazioni di cui hai necessità. Scrivi a questa mail federico.palla@naturopatia.org o fai un commento a questo video mettendo la tua mail o come preferisci, insomma, contatta la nostra segreteria. Fai in modo di farcelo sapere, noi ti daremo le informazioni, ti invierò il materiale informativo e, come vedrai, partecipare alla rete europea Salus non ha un costo. L'unico impegno minimo è diffondere, aiutarci a far raggiungere con questo messaggio più persone possibile e riuscire a dare concretezza alle nostre proposte anche con delle collaborazioni, anche locali. Noi stiamo realizzando progetti, a gennaio di quest'anno è partito la prima sperimentazione a Cremona che si chiama Mensana in Mensalus con Olimpia SRL per esempio. Come vedrete dalla slide, se poi fate una pausa potete leggere tutte le iniziative, c'è tanta possibilità di fare, di partecipare, per cui contattateci. Il cambiamento è possibile. Quello che stiamo dicendo è questo: si può cambiare ora e il cambiamento dipende da te, dipende da ciascuno di noi. Quindi metti un like, condividi questo video
scrivi un commento in modo che sia più visibile. Iscriviti alla nostra pagina YouTube per riuscire ad avere i promemoria delle prossime risorse gratuite che caricheremo online. Partecipa al cambiamento. Ti aspettiamo. Qual è il prossimo appuntamento? Il terzo appuntamento sarà l'8 di maggio alle ore 17, sempre in web streaming. Noi speriamo di riuscire a vederci anche fisicamente. Se così sarà possibile, saremo al Palazzo delle Stelline, presso l'ufficio di rappresentanza del Parlamento Europeo, che tra l'altro ringraziamo per la gentile collaborazione, ringraziamo il direttore Maurizio Molinari, la sua assistente Stefania Bertolini, che hanno collaborato con noi. Speriamo di poter essere là fisicamente, comunque saremo in web streaming, quindi saremo disponibili a tutti quelli che si collegheranno con noi. Il prossimo tema sarà ansia e depressione, epidemie silenziose che possiamo prevenire con gli stili di vita.